Wrestling Caffè by Night vi è offerto da Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione, monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 centimetri con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, angolo di Lucento, Torino. Passo un attimo la musica, così almeno riuscite a sentirmi. Eccoci qua, pronti, 23.03 di lunedì. Un ringraziamento alla band, come sempre. Scusami. Un ringraziamento alla band che performa ogni volta questa sigla non di c'è, pochi non minuti. Non c'è nessuna band. Spero. Ringraziamo anche il pubblico. Non c'è, cosa stai facendo? Ah, ok, ti stavi mettendo in quadro. Ti vedo bello comodo, tra l'altro. Bello stanco. Sì, anche, sì, ma sono stanchissimo. Ho notato. Una giornata abbastanza intensa. Ah, ok, va bene. Cioè, meno intensa di quello che, cioè, meno intensa di quello che si può pensare, perché non è stato una giornata, perché sono abbastanza rilassato, però... Sì, siamo sempre all'interno di una pandemia, quindi effettivamente... Esatto. Dubito che tu abbia potuto, che so, andare a qualche concerto ska o andare, no, diciamo, no. A fare attività particolarmente no, stancate. Infatti... Stanchezza nervosa, che comunque Oggi la mia vicina, che è mia amica di infanzia da una vita, sta facendo i lavori sotto casa e sta rimodernando tutta la casa di sotto, quindi ha iniziato a martellare. Sì. E sai che siamo andati a dormire alle 5, io e te, però io alle 8 hanno iniziato a martellare. Siamo già andati a dormire prima del solito, contando i nostri... Però alle 8 del mattino hanno iniziato a martellarmi sotto la camera, e che non è bellissimo. Sì. Va bene, adesso cercheremo comunque, diciamo, di... Diciamo, non facciamo tardi, per favore, tanto c'è anche poco da dire in questo show. Ci proviamo, sai com'è, ci proviamo, vediamo di fare il nostro meglio. Cos'è, caffè, quella roba lì che stai... È il mio solito beverone di latte Nesquik. Ah, ok. E ci servirebbe del caffè, probabilmente, o in alternativa un beverone energetico, ma non ho idea di quale possa essere. No, voglio dormire dopo. Vuoi dormire dopo? Sì, vorrei dormire. Se vuoi, non c'è effettivamente molto. Guarda, meglio. Lo guardo domani mattina mentre sarò a fare i giri che devo fare, quindi metterò sull'iPad e me lo porto dietro. Benissimo. Allora, siamo qui per parlare di quanto accaduto a Elimination Chamber. Mattia Di Noi, o quello che ne rimane, in collegamento, e in collegamento anche Gianluca Ruggio. Buonasera Gianluca, in audio però solamente Gianluca. Grazie cosa? Minza. Mike Mizani, grazie. Ma cosa? Grazie veramente. Grazie che ci dai l'opportunità alla curva Lashley. Grazie. Ci dai l'opportunità alla curva Lashley. Ringraziamo l'Accademia della Crusca per l'utilizzo di questo italiano. Wrestlemania da campione, Goofy. Yeah. Sì. Wrestlemania da campione. Ti piacerebbe una cosa del genere? Vediamo se sarà effettivamente... No, sì, Lashley se secondo me arriva a Wrestlemania da campione. Io lo voglio. Tu dici che Lashley arriva a Wrestlemania da campione, sì. Mattia. Ammiro il tuo ottimismo. No, speriamo che sia... Sì, perché secondo me è meglio McIntyre che insegue piuttosto che McIntyre che Lashley sfidante. Io non vedo grandi differenze, francamente, tra McIntyre che insegue
e McIntyre che è campione, più che altro li hanno bucati, cioè hanno bucato molto bene oggettivamente McIntyre da campione, quindi non anche Lashley. Cioè io sono dell'idea che se devi togliere il titolo a McIntyre deve essere veramente o qualcuno di iper grosso o qualcuno con cui fare una sorta di come posso dire, non voglio dire passaggio di consegne, ma deve essere qualcuno per cui valga la pena fare una cosa di questo tipo. Con tutto il rispetto per Lashley, e adoro Lashley, io sono se gli danno un'opportunità io sono contentissimo di vedere Lashley, non sono convinto che sia lui praticamente la persona. Per quello che io ti dico, aggiungo un'altra cosa, poi ti lascio completare. In una compagnia che ha già un problema di percezione di mettiamo i vecchi nel main event, Lashley è un altro che ha 45 anni, quindi non aiuta, diciamo, una situazione di questo tipo. Ripeto, pur adorando Lashley, pur essendo comunque... Hanno fatto un ottimo lavoro su Lashley. A vedere Lashley che spacca la gente. Vai, Mattia, scusami. Allora, è per questo che io ti dico che secondo me è meglio darlo a Lashley adesso e poi far vincere McIntyre. A parte perché, come dicono in chat giustamente, dai un WrestleMania moment col pubblico a McIntyre, che comunque sconfigge una persona quello che non perde da praticamente un anno. Quello sì. Poi perché secondo me è più interessante a livello di storia se racconti anche questo, perché comunque ieri McIntyre ha perso il titolo per colpa di Lashley, quindi sì. Puoi anche raccontare il fatto che Lashley ha paura di affrontare McIntyre sotto questo aspetto, perché sa che McIntyre potrebbe batterlo, allora preferisce passare per The Miz per vincere il titolo. Uh-huh. Secondo me è quello che vogliono raccontare. Puoi benissimo farlo in due modi. Hai, o come ho detto ieri nel caffè, come penso che potrebbe succedere stasera, però non ne sono sicuro finché non succederà, sicuramente probabilmente Rover aperto con Miz TV, dove Miz fa tutto il figo che lui ha vinto di qua e di là, e poi si verrà a scoprire, è assai probabile, dovessi esatto. dire, si verrà a scoprire che si verrà a scoprire che l'accordo che aveva fatto ieri sera prima dell'Elimination Chamber con MVP prevedeva che The Miz avrebbe concesso come primo match, come primo sfidante, un match a Lashley. È molto facile comunque come cosa. No, assolutamente. Se sono furbi lo fanno già stasera e senza aspettare Fastlane. Sì. E poi vai avanti per questi due mesi di regno del terrore di Lashley contro McIntyre, con McIntyre che insegue, magari con McIntyre che batte anche Sheamus magari a Fastlane per il titolo, mettila così, per il titolo, per il number one contendership. Sì, sì. Puoi fare una cosa, a meno che non abbiano in mente qualcosa di sorprendente, del tipo c'è un match per cui Lashley spinge tantissimo da un bel po' di tempo a questa parte. E però con una persona che in questo momento è fuori dalla compagnia. Se però fossero riusciti, contando anche il fatto che tornano ad avere il pubblico per WrestleMania, si siano convinti, diciamo, che ne vale la pena di spendere tanti soldi per riportare questa persona in WWE, visto che c'è il pubblico, puoi fare benissimo Bobby Lashley contro Brock Lesnar. Però vediamo se è un match per cui Lashley spinge da tanto tempo oggettivamente. Quello sì, però non penso che lo faranno. Cioè, secondo me è tutto finalizzato ad avere McIntyre contro Bobby Lashley a WrestleMania, anche perché se no non fai quello che hai fatto ieri sera. Sì, assolutamente. No, è tutto piano, ma no, tutto no, sicuramente, no. MVP. Assolutamente. O magari il triple threat di WrestleMania è Lashley, McIntyre e Brock Lesnar. Quello potrebbe essere molto bello, per il modo di quello. Invece che Sheamus. Cioè, dobbiamo lasciare un pochettino che, per fare una metafora che magari potrebbe essere un po' estrema, lasciamo che la polvere delle macerie si vada via. E nel momento in cui avremo un pochettino più di chiarezza, capire, diciamo, cosa Le macerie,
cosa hanno in mente? Bellissimamente distrutte da Bobby Lashley. Io non ho mai esultato per un pestaggio, però io la godura del pestaggio quando l'ho rivisto ho detto ok, arriverà The Miz, ma sì, Lashley, nel senso, io so che magari qualcuno potrebbe venire qua in onda. Giustamente ci dicono se Brock se torna ha più senso vederlo contro Roman, e ci arrivi tra un anno quella roba lì. Vabbè, c'è tempo, c'è ancora tempo. Dicevo, io so che probabilmente c'è qualcuno che sperava di venire, di sentirci incazzati come delle iene perché Miz ha vinto il titolo, però sono molto sulla linea di pensiero di Meltzer. Non mi piace l'idea di aver non mi piace, però è una soluzione, è una soluzione a brevissimo termine, quindi non mi dà. È un modo, lo diciamo notte, è un cliffhanger in vista dello show di stanotte, poi sì. Vediamo. Ovviamente. Ma anche il dopo post secondo me, poi che il primo due volte Grand Slam Champion della storia della WWE sia The Miz, diciamo che da appassionato di vecchia data, né, che mi faccio impazzire. Però vabbè, lo sapevi vabbè. Già, sono cose che non sono cose che lasciano un po' il tempo che trovano. Vai avanti. Però nel senso, comunque, se sono furbi, se la levano già dal cazzo questa sera e già danno il titolo a Lashley. Secondo me arrivano a Fastlane. Secondo me Fastlane secondo me è già troppo per The Miz, cioè un mese di un personaggio come The Miz che devo dire però comunque non polarizza, perché non lo vedi anche dagli ascolti, i suoi quarti d'ora sono bassissimi quando c'è lui è stato tipo forse il main event più basso della storia di Raw negli ultimi anni. Se sono furbi, secondo me già sfruttano questa cosa, più che altro per un motivo semplice, ti dico che per il motivo per cui ti dico questa cosa è perché comunque allora a livello logico di storia te la butto giù, a livello logico di storia sì, vai uno. Perché MVP dovrebbe aver fatto... Allora, MVP ha fatto quell'accordo per avere un match dato per Lashley. Perché dovrebbe cercare un triple threat match? Due. Attenzione, lo diventa un triple threat match. Non è che... Pierce mentre MVP... Rientra McIntyre e gli ammazza di botte tutte e due. Cioè, poi Pierce fa un triple threat. Sì, McIntyre sarebbe stupido. Lui è l'ex campione, lo metti dentro. McIntyre farebbe la figura del cretino e ti spiego il perché. No, almeno, non è che a livello logico ha desiderio di vendetta su tutte e due, perché comunque hai Lashley e, però cioè, la vendetta vera per cui non finirà in galera esatto, bravo. La vendetta vera per cui non finirà in galera in questo momento, la stessa idea stupida, vai avanti. In questo momento non è verso Miz, perché ok che Miz l'ha battuto, ma perché lui ha perso contro Miz? Perché Bobby Lashley lo ha inculato. Sì. Quindi, secondo me, a livello logico, a livello di trama, se io ti devo raccontare questa storia, per raccontarti questa storia, secondo me ha molto più senso che McIntyre voglia vendicarsi principalmente su Lashley, e The Miz tanto lo sa che The Miz lo batterebbe in 30 secondi, non ha bisogno di vendetta verso The Miz. The Miz lo ha già asfaltato in mille occasioni. Il suo obiettivo in questo momento è Bobby Lashley col titolo, capisci che intendo? Sì. Quindi è per quello che secondo me però il campione in questo momento è The Miz. Quindi ma poi secondo me il drop al titolo, lui in questo momento ha due nemici, The Miz perché è il campione, non per altro. Ma l'altro se Lashley avesse il match titolato e lui come un cretino si infila in mezzo, secondo me fa semplicemente la figura del cretino perché comunque si ritroverebbe contro due avversari invece che uno. Beh, è vero, però è anche vero che essendo un babyface lui può dire li batto entrambi, sono I'll take them both hardcore, per citare una cosa che non c'entra niente a livello, certo, livello facciamo l'esempio che i babyface, che gli heel sono degli idioti perché si ritrovano ad avere due avversari contro secondo uno. Secondo me la stai girando in modo un po' troppo complesso, cioè alla fine se c'è uno che può tranquillamente fare un discorso di questo tipo è McIntyre, perché comunque l'hai dipinto anche comunque con uno spazio. Però non c'è niente di complesso. MVP è andato, MVP va da Pierce e gli dice: senti, io questo match voglio che tu mi bandisci McIntyre da bordo ring. E se McIntyre arriva, gli togli, e puoi fare benissimo la clausa. Se tu arrivi a interrompere il match, ti togliamo il titolo, ti sospendiamo. E ti dice che Pierce accetti, però.
Cioè lui si sono, anche lui, quello è il problema. Lashley si è inserito tranquillamente nel match, nella situazione di ieri di post Elimination Chamber, quindi perché dovrebbe impedire a McIntyre di, o a chiunque l'unico altro modo, di interferire? L'unico modo che hai per svertirla con la storyline è Pierce che dice a Miz: hai un accordo, io sono d'accordo, fai il match e costruisci la puntata su The Miz che prova a dire a McIntyre: vieni a interferire, dai una mano. E McIntyre giustamente gli dice: no, prima muori tu e poi picchio di botte Lashley, così avrà il suo match e Miz lo uccidi. Fai una puntata, praticamente il main event, dove sai già che se non, non arriva è una brutta idea. Vediamo non cosa è una brutta idea con The Miz che cerca in ogni modo di fare in modo che i due si scontrino per uccidersi a vicenda e lui uscirne illeso con la squalifica, e McIntyre che dice: no, io voglio che tu muoia malissimo e poi tanto io so che posso battere lei. No, sta sullo stage, lo guarda morire, si presenta perché comunque mette con le mani, Miz per vincere il titolo ha palesemente fatto un patto col diavolo. Sì, esatto, perché deve pagarla questa cosa, gestisci il tuo diavolo. Miz contro McIntyre a Fastlane per poi Lashley Ciampa per WrestleMania. Beh, no, cioè, puoi anche farlo. O meglio, sì, Miz contro McIntyre per il number one contender, però Lashley deve prima vincere la cintura. Perché la prima The Miz contro McIntyre non ha il minimissimo senso del... cioè, no, allora, no, beh, puoi farlo, cioè puoi trovargli il senso molto semplicemente, sono i due ultimi ex campioni. Sì, però comunque Miz non ha la credibilità per fare un match contro McIntyre. Siamo d'accordo, io ti parlo però in chiave di storyline il senso glielo trovi alla faccia. Poi è chiaro che è un match impari a livello di star power, però che McIntyre che vende per Miz è un ossimolo, magari lo batte in 40 secondi, ma quello sì, comunque lo fai. No, e dal promo post pay per view dove The Miz ha fatto fan di internet, meno di altri, sono due campioni di tutto, mi sa che finisce molto presto, cioè se la godrà tanto e poi gestirà il suo diavolo, cioè MVP che secondo me già stasera lo prende in culo. Questo match secondo me già stasera lo prende in culo, perché la domanda che ti faccio comunque io è: perché MVP dovrebbe aspettare a chiedere il favore che Miz gli deve? Ha più senso che Miz vada a Pierce, vada a Mac, vada a chiunque per farsi aiutare a interferire nel match, e quando arriverà Mac che interfa, no, allora guarderà il stage ucciso da Lashley e avremo anche chi ce lo chiede. Rispondo un attimo, Mr. Gabù, la diretta video è su Twitch, non possiamo andare in diretta video su Twitch, esatto. E YouTube contemporaneamente, su YouTube possiamo andare in diretta audio, tutto qui. No, su Twitch, per rispondere a chi ce lo chiede, ragazzi, tutti i siti di Insider e così via hanno detto chiaramente che The Miz non è in schedule un match per il titolo del mondo a WrestleMania. Sì, è anche vero che in una compagnia che cambia idea ogni 47 secondi, no, possono anche vero, cambiare, però lo sai, non penso dove va De Miz. Non penso lo sarà, però mai De Miz dire mai. C'ha il suo match, l'hai visto nel pay-per-view, ha fatto già tutto, tu non sei campione, ci sarà il segmentino con Bad Bunny che gli dirà buona fortuna nella tua morte, e Miz se la prenderà con Bad Bunny e quell'altro. Proverà a sfogarsi sugli unici che può picchiare, cioè un rapper e in due contro uno Damian Priest. Certo, Tartufone Maialone che sta. Saluto tra l'altro. Ciao Tartufone Maialone. Dice comunque è palese che MVP sta usando Miz perché è meno pericoloso di Drew per far arrivare Bobby al titolo, ma è palese. Ma è per quello che dico che secondo me stasera MVP chiede lo scotto da pagare. E ripeto, secondo me l'idea di Gianluca non è sbagliata, con The Miz che va da McIntyre e gli dice dai, interferisci, fai qualcosa, perché pensa di essere più intelligente, e McIntyre che gli risponde hai voluto fare un patto col diavolo? Cazzi tuoi! E se ne va via. Sarebbe meglio nel main event si presenta e lo guarda dallo stage mentre muore. Tanto comunque vuole Lashley. Il discorso di McIntyre può fare questo discorso perché dice comunque è vero che lui può batterli entrambi, li potrei sconfiggere entrambi, però comunque in questo modo uno The Miz la paga e poi lui tanto sa che può battere Bobby Lashley,
quindi secondo me funzionerebbe meglio come storia fatta così piuttosto che arrivare a un triple threat. Demise puoi anche costruire. Sì, diciamo puoi che la, costruire la roba l'unica Demise, obiezione perché ovviamente si sfogherà su non sui due. Cioè l'unica obiezione che posso avere a un piano di questo tipo, però è tardi per fare un tipo di obiezione di questo tipo, cioè a che pro fare comunque un cambio di titolo se poi dipingi il tuo campione come un imbecille? Cioè il campione della WWE perché devi fare il passaggio a Lashley e non potevi fare il passaggio di titolo tra McIntyre e Lashley e poi McIntyre e costruire anche il match di The Miz perché ovviamente si vendicherà su chi non può, diciamo, su chi lui ritiene che si può vendicare, siccome non può attaccare né Lashley né McIntyre, chi picchierà? Quello che l'ha preso per il culo tutte le settimane, cioè un rapper, cioè di riesce base... anche a costruire. Di base posso essere d'accordo con quello che dici, ma secondo me se tu facevi passare il titolo, cioè in questo modo tu hai preservato un match che puoi avere tra virgolette, perché poi l'abbiamo già avuto a luglio, ma nessuno se lo ricorda perché abbiamo la memoria corta. Cioè, con il passaggio tra Bobby Lashley, McIntyre e poi ritornare a McIntyre, rischi uno di ripetere la stessa cosa che hai fatto con Orton, che non ha funzionato, e due comunque dare quel match, un match che vuoi dare come main event grosso per chiudere WrestleMania, per chiudere almeno una delle due serate di WrestleMania, penso la prima perché la seconda probabilmente la chiuderanno Edge e Roman. Quindi c'è, in questo, facendo questa gabola, per far passare il titolo di mano, non hai fatto vedere Lashley che schiena McIntyre e quindi te la puoi tenere questa cosa. Se però McIntyre batte Lashley, resta meglio. Lashley che batte McIntyre comunque non lo vedi. Lashley che batte McIntyre non lo vedi, ma perché il piano secondo me è mandare ancora over McIntyre in tutto ciò. Cioè, lo fai andare over, però è già la seconda volta che gli fai perdere il titolo, però a McIntyre durante il suo regno titolato, vero? Con attenzione. Ma l'hanno sbagliato la prima quanto volta. Vuoi. È la seconda, però non è che aiuta. Sai cosa? Aspetta, però te la metto in questa maniera. La prima volta è stato un errore perché è stato battuto a cazzo di cane. Sì. In questo caso la perdita del titolo è meno grossa, meno importante, perché comunque comunque lui aveva. Era sopravvissuto all'Elimination Chamber. Hai The Miz, sì, hai The Miz, arriva dopo l'Elimination Chamber con un attacco. Con un pestaggio e con l'incasso. Oltretutto, comunque, lui ha fatto anche il kick, cioè non ha perso subito, ha fatto anche il kick out al DDT di The Miz, che comunque è una sua signature, lo contano come se fosse al pari di una finisher, per quanto le signature non sono vere finisher, però comunque hai comunque protetto McIntyre nel suo perdere. Contro Orton invece, verissimo, non c'è stato minimamente una protezione per quel che riguarda... No. Con Orton vediamo sì, cosa fanno. Considerate che Sean Rossep ha fatto la giusta osservazione, che non la trovavo d'accordo, però ci ho pensato... Facendo quello che hanno fatto ieri sera, hanno comunque proseguito quelle che sono le linee guida. Liberarsi dei Money in the Bank, farlo incassare, dargli poi, quando perderà, lo sfogo per il suo match di WrestleMania. In più, è vero, rifai il passaggio doppio del titolo, però dai a McIntyre un match. E dai a Lashley, che ormai è un anno che l'hai protetto, un match. Cioè, alla fine, per fare non tutto questo e non danneggiare nessuno, questo era il piano migliore. Però ce la rifai una cosa che hai fatto 5 mesi fa, che è andata male, cioè se il tuo obiettivo era arrivare a Lashley contro McIntyre, no? Non era obbligatorio far vincere The Miz, cioè alla fin fine, cioè potevi fargli fare l'incasso e non potevi fallire? No, però funziona meglio nell'ottica di... Allora, noi abbiamo parlato quando Riddle avrebbe vinto il titolo della scalata. Sì. Lashley è talmente forte, imbattibile, fortissimo, che nessuno può batterlo. Quindi c'è, secondo me, a livello di storia, funziona meglio un campione che è inschienabile, che viene sconfitto dal babyface di punta della compagnia, piuttosto che
il babyface di punta della compagnia, che è campione, che si ritrova un avversario che non, è ancora, che non ha mai perso ed è uno schiacciasassi umano. E secondo me è quello che stanno vorrebbero fare. Poi vediamo se riusciamo a... E poi, come ben dice Tartufone Maialone, Drew è l'ultimo che ha scelto. Cioè, sì, ha preso accordi con un cretino, quindi ci sta. E in più, in realtà Riddle ha schienato Lashley, se vi ricordate, ero barando. Sì, e vabbè, sì, no, sì, meno ci penso, meglio è. Cioè, anche il caso fallito l'avevamo già visto, però ci dicono tutto. Sì, ma è The Miz, ragazzi, non è che stiamo parlando di The Miz per loro è una clausola assicurativa su cui possono sempre contare. Poi non è credibile, come ho letto, gli arriva il titolo nel momento più stupido della sua run, da quando ha fatto il The Miz Moment, cioè 3 o 4 anni fa, cioè gli arriva adesso, che non se lo merita per niente. Però è un escamotage perfetto, perché crea la dinamica Lashley, crea McIntyre che rincorre, crea poi purtroppo anche il suo match di WrestleMania, cioè lui che si incazzerà con chi si incazza, con un rapper, perché non mica si incazza con i due top della compagnia, cioè, alla fine, tanto è The Miz, alla fine, Rico Dardo se la prende. Alla fine dobbiamo vedere il piano, nel senso vedere svilupparsi praticamente tutta la vicenda, perché se lo scopo è ok, The Miz vince il titolo però lo perde subito, Lashley vince il titolo ma lo perde subito, perché lo perde a WrestleMania, diciamo. Alla fin fine, diciamo, quando tutto sarà risolto a WrestleMania, non vedo sti grandi guadagni, francamente, per i titoli. No, perché McIntyre ha perso il titolo un'altra volta, poi l'ha rivinto, però intanto ha perso il titolo un'altra volta. The Miz ha vinto il titolo, ha perso subito e rimane nella situazione di essere un imbecille. Lashley vince il titolo da un imbecille e lo perde la prima difesa, o quasi. Non vedo grandi vantaggi, francamente, per questo piano. Però vediamo cosa fanno. Magari mi sbaglio, vediamo cosa fanno. Qui lo scenario segue in maniera più corretta, perché di là il best match available, come abbiamo già spiegato a SmackDown, non serviva granché, avevi tutto pronto per altre cose. Qui il best match available ha dei rischi, però l'abbiamo detto e lo hanno detto in tanti, è il miglior match disponibile a McIntyre se non hai Lesnar, se non hai Goldberg, se Sheamus fa schifo, se Strowman fa schifo. Cosa c'era? Lashley, che è un anno che non perdi, e si sono accorti qualche settimana fa, effettivamente a luglio il match fu figo e questo comunque non perde da un anno. Ma è che lo vogliamo fare? Si può fare, è un ottimo main event di Raw, è una scelta best match available, però con conseguenze, cioè che qui qualcuno la prenderà a quel posto. 36 cambi di titolo, se vince McIntyre, Lashley ha fatto una run per perdere a WrestleMania dopo un mese e mezzo di titolo. È sacrificabile Lashley, però sì, un po' tortuosa, però per avere il miglior match per McIntyre, questa era la strada, pur di levarsi anche il Money in the Bank di The Miz, che vabbè, momento della vita, contenti tutti i suoi fan, però lo doveva vincere 4 anni fa il titolo, oggi era improponibile. Purtroppo bisogna anche costruire il suo match, ci va che le prenda e si incazzi con il primo che trova. Vediamo cosa fanno. Cioè, da un lato apprezzo il fatto che abbiamo deciso di movimentare un pochettino il pay-per-view, perché il pay-per-view oggettivamente... Sì, godibile a livello qualitativo, però a livello di notizie post-show non è che abbia lasciato poi tantissimo, francamente. No, vabbè. Però è un modo per movimentare le acque, vediamo se pagherà. Lavoro, l'ha meritato. Vediamo se pagherà negli ascolti, naturalmente, perché comunque la cosa principale è quella. Rispondo un paio di cose che sono arrivate prima in chat, visto che erano arrivate. Ho visto bene che sarà solo su Peacock, sì, ma negli Stati Uniti, cioè al di fuori del territorio americano non ci saranno... Assolutamente problemi. Il network rimarrà, tanto pare che il network possa rimanere anche per Fastlane negli Stati Uniti, perché potrebbero non aver completato al 100% il passaggio dal WWE Network a Peacock negli Stati Uniti. Comunque vediamo cosa quando ho letto quello ho pensato subito che Fastlane non avrebbero mai fatto il triple threat, quello che avevate detto ieri sera, che ho recuperato oggi pomeriggio la live. Vediamo. A parte per vedere ovviamente il momento di... però è Fastlane, anche se comunque il primo pay per view, meglio giochi WrestleMania che hai più roba. Fastlane alla fine, se vai a vedere, non hanno veramente niente in mano, a parte il lato di SmackDown, che dal primo match fino alla storyline di Edge ti dà più roba. Raw non ti dà niente in questo momento, SmackDown ti dà quello che vuoi, l'ha visto nella Chamber, con tutto quel materiale, quel po' di Dio,
discussione è: i due main event di WrestleMania sono dei best match available. SmackDown, la filosofia si può dire, non è che ne avesse così bisogno di avere Edge, perché comunque hai visto nella Chamber che roba avevano e che roba possono e potevano fare. Bryan, Cesaro, quelli che vuoi, straordinari. Poi il pepe è andato giù perché c'era il lato di Raw, perlomeno hanno fatto qualcosa, però vabbè, ha vinto The Miz, che bel finale, nel senso. Tornando a noi, vediamo cosa fanno. Dicono tutto per eliminare la leggetta. Ok, potevi eliminarla benissimo in altro modo. Non era obbligatorio obbligatorio fare la cosa che hanno fatto a dicembre, per esempio, potevi eliminarla lì la leggetta. Tanto per sì, tanto lì, per ma lì è come Orton McIntyre, è un errore che hanno l'hanno fatto un'altra volta, poi vediamo un po'. Stanno creando un WrestleMania moment per Lashley, cioè dargli il main event, perché dubito vinca Lashley a questo punto, però vediamo, magari vince vince il main event di WrestleMania. Lì dipende, il solito un face vince a WrestleMania, quale vediamo. Bisogna vedere, vediamo un po', o tutti e due, però almeno uno vince. In tutto questo, se davvero il piano è McIntyre contro Lashley a WrestleMania, la domanda nasce spontanea: ma il tornacazzo di Sheamus a cosa è servito? Non era un tornacazzo, perché comunque il McIntyre contro Sheamus era costruito da mesi, turn di Sheamus. Chiaro, se poi non ci fai niente a WrestleMania, effettivamente il dubbio è legittimo. La puntata in cui Pierce gli ha detto: vuoi l'uno contro uno, che era il fulcro della storyline perché Sheamus voleva il suo match, sì, ma chi te lo compra? È lì che ha capito che ha cambiato idea, perché prendevano per il culo quel piano lì, fai Sheamus McIntyre, ma chi te lo guarda? Mattia, tu sono detti loro. Cambiando argomento per un attimo, Mattia, tu hai ancora Disney Plus per caso? No, perché? Ah, no, perché vedo che nel mio account italiano vedo che c'è anche Bonkers, visto che ne parlavamo qualche tempo fa, quindi l'hanno messo. Credo che sia solo in inglese, però con le descrizioni in italiano, però c'è eventualmente, visto che ne parlavamo un po' di tempo fa. Arrestamente ci sarà Owens contro Zane? No, perché dovrebbe esserci Owens contro Zane? Non hanno costruito assolutamente nulla con quelle due. Cioè, puoi farlo, però non vedo il motivo. L'hai già fatto, poi, tra l'altro, questo punto. È vero che questi due lotteranno in eterno, probabilmente, sì. però non è una scusa per metterli contro ogni sei mesi, per metterli in fight una volta ogni sei mesi, dai. Questa domanda è comunque ottima testimonianza dell'incredibile roba di SmackDown. Cioè, è vero che è una cosa stravista, rivista, però io ti dico, la Chamber, per me, più che il match, mi ha fatto molto emozionare il fatto che avevi talmente tanto tolto Kobe. Tutte le possibilità aperte ne hai ancora. Nel up and card, SmackDown è straordinario a livello anche di proposizione. Cioè, puoi proporre dei match e la gente gli interessa. Cesaro Section è tornata, Cesaro Mania è tornato, hashtag. Cioè, il problema è di là. Di là è languisce, mentre SmackDown c'ha veramente quello che vuoi. Pure Owen Zane, ma schifo, l'hai visto 60 volte. Ma SmackDown te lo costruisce anche bene, forse più Jay Owens. Cosa fanno a WrestleMania? Farà la Battle Royale, che vi devo dire? Cioè, non... A quello è sicuro, hanno detto che lo vogliono fare. In questo momento non ho diciamo ipotesi su cosa potrebbero fare per loro due. Aspettiamo due mesi, mancano due mesi a WrestleMania. Vediamo, anzi no, meno di due mesi. No, SmackDown ha talmente tante possibilità che vediamo. Comunque ha tante possibilità, però nel main event per il titolo del mondo ce ne va uno, ed è Edge. Bisogna vedere cosa fanno con gli altri. No, vabbè, ma l'abbiamo detto mille volte. Qui la filosofia del miglior match possibile si scontra col fatto che guarda che card puoi fare con SmackDown per WrestleMania. Cioè, veramente tutto. Non è che servisse Edge proprio, però hanno deciso così. Di là, languisce, hanno cambiato un piano in corsa, e va benissimo Lashley, però quando hanno detto a Sheamus, voglio il mio uno contro uno, cosa vuoi? Ma chi te lo vede? Capivi che avevano cambiato idea. Owens ha fatto grandi match, non possono buttare una battle royale. Ragazzi, ma non possono entrare tutti nel main event, Main event uno ci sta. No, ma fammi il card invece dei mid card al massimo, non cioè, di più. Che differenza c'è tra la battle royale e il titolo intercontinentale? Non è che c'è questa gran differenza, oggettivamente, contando... No, poi tanto ce l'hanno già la per togliere il titolo intercontinentale a Ettore. Infatti, c'è la sua storia. E ne ha più bisogno di Owens, oggettivamente, Ettore. Tra metterlo nella battle royale e metterlo in un ladder match a sette persone a cazzo, che differenza c'è? Non c'è alcuna differenza, cioè comunque sono comunque due non piani alla fin fine. Cioè uno è autoerotismo di SmackDown, che però non fa questi ragionamenti, non fa l'autoerotismo di mettiamoli tutti perché siamo fighi. No, piuttosto costruisci più match
chi non Mattia, ti serve Mattia Quara ha un no, Owens contro fai fare un match contro Jay che comunque anche esatto, ieri Jay esatto. Glielo ha inculato. Aggiungo una cosa, è il momento buono resta in media per fatto andare Jimmy e esatto. Vedi eventualmente lì hai due scelte da fare, o Jimmy si unisce al fratello o Jimmy aiuta Owens a vincere e fai Jimmy contro Jay poi. Ti dirò c'è anche un altro momento in cui potresti far tornare Jimmy e avrebbe anche comunque senso se veramente fai AJ Christian contro Roman e Jay anche. E Jimmy torna in quel momento a dargli una mano anche però poi, me lo terrei per WrestleMania ma lo puoi anche giocare prima, ti puoi giocare gli Usos contro Kevin allora Owens poi... con Jimmy magari non nel match. Se diventa, fa poi quello che deve fare. Ci chiedono, se diventa Heel Owens ancora, cioè, l'abbiamo visto sei mesi fa. Heel ce li hanno gli Heel. No, è un annetto che non è più. È un bel po' che non è Heel, però no, funziona benissimo come nuovo. Poi funziona benissimo come Stone Cold Steve Austin. Non girerei piuttosto. Oh, ecco. Però un match che puoi far fare a Owens. Ma poi comunque, cioè, alla fine lui da Heel è un annetto, no? Che più o meno che non è Heel, perché ha finito. Quando è che lui ha girato Babyface con Shane, se non sbaglio. Vai da quella. Quella con Shane, 2019, sì, in metà 2019 più o meno, quindi è un comunque, anno e mezzo. Ragazzi, ve lo dico io cosa puoi far fare a Owens. Non è che si può girare sempre tutti Heel, però, o fare il turn a cazzo appena non c'è niente da fare. Cioè, ragazzi, no, ce l'ho io cosa puoi fare. Ogni tanto puoi anche rimanere senza nulla da fare, non è obbligatorio. Ragazzi, vai. Ce l'ho io cosa puoi far fare a Owens. Vai. Tu fai tornare Jimmy durante la rottura WrestleMania, magari lo fai veramente tornare durante questo, se fai veramente AJ Christian contro Jimmy, Jay e Roman a Fastlane. Sì. Fai tornare Jimmy e a WrestleMania fai Owens e Bryan contro gli Usos. Boom, hai trovato il match per entrare per quattro persone. Sì. E Cesaro lo lasci contro Roman. Aggiungo una cosa, visto e considerato che i tuoi campioni sono Heel. Se vuoi rilanciare i tuoi campioni tag, se vuoi creare un tag tra Owens e Bryan, puoi fargli benissimo fargli vincere i titoli di coppia nel frattempo e esatto. Fai tutto di coppia, tanto vale. Puoi esatto. Fare una, e metti contro gli Usos che comunque sono dei main eventer di coppia. Esatto, e poi puoi eventualmente ritornare con gli Usos con post WrestleMania. Perché non penso che Owens avrà i crediti di coppia, però se hai gli Usos praticamente e Roman Reigns poi tornerà campione universale dopo WrestleMania, dopo che l'ha perso con Edge uno o due mesi dopo, puoi creare veramente bella questa cosa che è arrivata adesso. Praticamente un quarto d'ora fa hanno smentito che Fausto Gresini è morto, questa è una buona notizia. Tanto di guadagnato, c'è cioè il tweet praticamente di un quarto d'ora fa praticamente. Ma l'ambasciatore quell'ambasciatore del Congo è lui? No, l'ex pilota della MotoGP che era uscito che era uscito morto, era uscito che era morto invece pare sia ancora. Era ricoverato di Covid. Io ci sono rimasto male, ho detto cacchio, in due mesi è peggiorato così, poi non male, guarda, sta giornata con gli addi. Purtroppo è tutta l'aurea del team che ha seguito e quello che ha fatto negli ultimi anni, no, che moriva così, no. Meno male che è falso, dai, per ora. Vediamo, diciamo che non è una situazione positiva perché comunque ha il Covid, quindi, e contando che a 60 anni non è una situazione No, però facile, intanto è uscita una notizia, bisognerebbe dire che cacchio scrivono, però vabbè. Sì, bisogna capire come è uscita questa cosa, da chi è trapelata, naturalmente. Comunque, la Gresini Racing ha smentito, per il momento di notizie di circolazione Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche, quindi appunto non una buona situazione per Fausto Gresini, però per il momento pare che sia ancora vivo, e questa sicuramente è una ottima notizia. Ci dicono campioni contro Mysterio, contro Usos, contro Owens e Bryan. Sì, non è obbligatorio fare sempre l'ultima match. Allora, contando che comunque hanno tutti i trascorsi con gli Usos, a quel punto non lo fai titolato quel match e fai Owens e Bryan contro gli Usos in un grudge match. Fai Owens e Bryan che durante una puntata di SmackDown hanno uno screzio con i Dirty Dogs, fanno il match per il titolo, Owens e Bryan vincono il match,
vincono il titolo da WWE, il titolo di coppia da WWE, e poi continui con gli Usos e arresti, no, magari io avevo il titolo di coppia. Benissimo. Puoi anche fare che Roman dice a Pierce: senti, questi due non li voglio neanche vedere nella divisione singola, non mi devono rompere, non devono fare nulla. Praticamente gli dà il suo ban, l'unico modo per rientrare è prendendosi i titoli di coppia, loro diciamo che sono di coppia solo per poi fare il culo ai cugini di Roman, perché comunque è l'unico modo per vendicarsi di Roman. Ma chi è Owens? Ma perché Pierce dovrebbe bandire Owens e Bryan da... diciamo dalla... No, non lui, è Roma che dice: gli ho già battuti, mi rilevi dalle palle. Ho capito, ma perché dovrebbe farlo? Cioè, perché Paul Pierce? Perché Adam Pierce, che è un general manager in teoria face, dovrebbe fare una cosa del genere? Al limite lo può fare la sua assistita, la sua subordinata. La che dice: guardate, Roma ha detto vi ha battuto, non vi vuol più vedere, e da singoli non vi vogliamo più. E di coppia li puoi riciclare lì, cioè li trovi il modo anche per poi continuare la roba con gli Uso, eh. Mi sembra un po' troppo, diciamo. No, troppo, vabbè, però poi comunque trovare il modo di buttarli comunque contro la famiglia Roman con gli Usos, che comunque sono dei main event per la categoria di coppia, non esiste, sono solo gli Usos main event con New Day. Va benissimo. New Day però è in un altro show in questo momento No, idea, però intanto uno dei due act di coppia più forti che hai degli ultimi anni lo metti nella storyline che vogliono continuare a fare il culo a Roma, facciamo il culo a questi due. Oppure fai vincere i titoli di coppia due Uso quando torna Jay. Ci vuole poco. Sì, no, infatti, bisogna prima capire la situazione di Jay e Jimmy, nel senso se Jimmy è dalla parte di Jay o se gli va contro. Se i due praticamente vanno a fare lo puoi far tornare con ricordiamoci anche non è male. Perché ricordiamoci anche cosa è successo l'ultima volta che Jimmy si è fatto vedere in uno show da WWE, che era il match tra cos'era, Hell in a Cell, no? Sì, ecco, Hell in a Cell con no, Roman Survivor Series, no, Hell in a Cell era un match tra Jey Uso era Like Quit Hell in a Cell match con Jimmy che arriva a bordo ring e praticamente Roman lo mette nella guillotine e Jay, per salvare praticamente il fratello, è costretto praticamente a cedere, a perdere il match, a perdere il titolo, cioè non perdere il titolo perché non era campione, però non vincere il titolo. Jimmy lo puoi far tornare, lo butti dentro la family, lo butti fuori la famiglia, cioè non importa. Il discorso è che vedi, SmackDown ti dà la possibilità comunque di pensare, ideare delle cose con gente, è il valore plus che ha in questo momento quel roster, quello show, che grazie alla gravità di quella storyline di Roman Padrino tutto può tornarti in qualche modo, anche Dirty Dogs te li levi di torno, ma almeno hai qualcosa pronto, fatto bene, ma qualsiasi cosa, no, il multitag magari no, però te li levi di torno, a chi se ne frega. L'unico problema è che ci sono gli swag, quello è il problema. Giusto. Che non sono ricordato ora, ci sono gli swagger e lo sappiamo che quelli lì un altro shot per il titolo la vogliono, che muoiano, li ammazzano, no? Non ci vuole niente. Sì, poi è vero che non posso dirlo su Twitch queste cose, ci dissociamo. Perché? Perché pare che non puoi augurare la morte a qualcuno. Sportiva. Possiamo augurare la sportività che finisca di questi lottatori. Va bene, ok, andiamo avanti che è meglio. Tornando al pay per view di ieri, ripeto, non c'è molto da dire a livello di notizie da questo show. Sì, abbiamo un nuovo campione degli Stati Uniti con Riddle, che ha approfittato della presenza di MVP con le stampelle a bordo ring per dare una stampellata sia a Lashley che a John Morrison ha avuto la peggio, è anche Lashley praticamente, perché è uscito poi dalla ring. Bro Derek di Riddle ai danni di Morrison, schienamento 1-2-3, il campione non schienato e Riddle nuovo campione praticamente, degli Stati Uniti. Non ce ne frega più niente a noi dei Lashleys, non ci interessa, si goda il suo titolo dell'anonimato. Sì, se non avessero ammazzato Riddle col booking nelle ultime, diciamo dal suo debutto praticamente in WWE,
quantomeno avere un pochettino di credibilità, però insomma non è che abbiano fatto un grandissimo lavoro. Ovviamente, però almeno è campione, è campione. Il match, francamente, anche abbastanza modesto, tutto sommato, non è durato moltissimo, un match abbastanza dimenticabile, francamente. Dominato Lashley, poi con sotterfugio l'ha elevato di tono, vittoria di Riddle, buonanotte su Morrison, che ci sta. E poi cos'altro da dire? Per dire, Morrison, tra l'altro, è arrivato a questo match con il match del pre-show, con il Fatal 4-Way, con l'ennesima, diciamo, umiliazione per la più grande stable della storia del mondo, ovvero il Retribution. Sì, ti picchiamo, siamo fighi! 1, 2, 3, cosa? Vabbè. Cosa vuoi che ti dica a riguardo? È stato bellissimo, loro che esultano, dai, sì, siamo fighi, tu, ti, cosa? Vabbè, che aggiungere? Stavo guardando, non hanno annunciato, credo, ancora una mazza per Roy, manca, cos'è, 2 ore all'inizio del programma. Sì, non hanno annunciato nulla. Non ho annunciato assolutamente nulla, sì. Dovranno uscire adesso, dai. O stanno ancora scrivendo lo show, Sì, è probabile. Riddle, ecco, voglio fare un esempio. Se per SmackDown gli stessi titoli di coppia o le stesse persone ci hanno molte possibilità, Riddle ha 2 possibilità: niente, Keith Lee, non ce n'è altre. Vediamo. O non compare o Keith Lee. Keith Lee per andare tornare, penso che torni, ovviamente. Il discorso per quanto riguarda Keith Lee, e che se lo mandi contro Riddle, secondo me devi girarlo heel, o perlomeno corriamo il rischio che lo girino heel, la cosa che peraltro penso l'unico modo per non girarlo heel è fare un multi-man qui, che tanto non c'è nessuno di credibile, e tanto ci butti dentro tutto quello che ha Roddy McCarter, che non lavora. Ci dicono, però, hai anche Angel Garza, sì, non si vede più a Raw ormai da tempo in memoria, si vede a main event, però effettivamente qui la gente, rispetto al titolo intercontinentale che abbiamo detto prima sul lato SmackDown, lì non serve fare multi man, perché comunque è una storyline definita, ci puoi arrivare qua e puoi anche farlo multi man, ma chi c'hanno? A parte Keith Lee, non c'è nessuno, sono tutti desaparecidi o non costruiti, buttali tutti lì. Se non puoi fare il tornil, fa il tornil, buonanotte. Qualcosa ti crea. Stavo guardando una statistica interessante che non sapevo, praticamente. Con il cambio di titolo di ieri sera, The Miz è quinto nella classifica delle vittorie titolate con più distanza l'una dall'altra, praticamente. Cioè, dall'ultima volta che hai vinto il titolo a quella in cui lo rivinci, The Miz è quello che è praticamente... è quello praticamente che ha il quinto distacco, o comunque il quinto, cioè, non li vince tutti, chi ha più distanza tra gli ultimi 2 regni titolati, praticamente, perché abbiamo Bob Backlund 10 anni e 11 mesi, Brock Lesnar 10 anni e 6 mesi, Bruno Sammartino anche qui 10 anni e 5 mesi, praticamente, giorno più giorno meno, The Rock 10 anni e 5 mesi, The Miz 9 anni e 10 mesi. Questa è la, diciamo, questa statistica curiosa relativamente al titolo da WWE, stiamo comunque parlando, virgolette, molto grandi, del prossimo, di uno che fra 10 anni ha Hall of Fame in WWE. Anche prima. Quindi, probabilmente, record. Anche prima, però. Io ho messo grandi virgolette, va sempre detto che è l'Hall of Fame da WWE, per loro è già un Hall of Famer dall'anno scorso, 2 anni fa. Ma no, ma era anche prima, prima, cioè, a parte che il fatto che nella Hall of Fame ormai ci entra chiunque. Sì, cioè, lui è Hall of Famer dal 2010, da quando ha vinto il titolo, praticamente, perché nel momento in cui tu vinci il titolo, sì, nella Hall of Fame ci entri. È la loro star nata del reality, esatto. Quindi non glielo dai? Stavamo parlando, Mattia, della distanza tra i regni titolati di The Miz, che è la quinta più alta nella storia della WWE, perché 9 anni e 10 mesi lo mette al quinto posto in classifica, dietro, aspetta che vado a riprenderlo, dietro Backlund, Rock, San Martino, Brock Lesnar, Bruno Sammartino e The Rock. Wow. 9 anni e 10 mesi di distanza dall'ultimo regno titolato, mentre il record è 10 anni e
5.455 giorni di Bob Backlund, che l'ha vinto, che l'ha perso praticamente nell'84. No, l'ha perso prima dell'84, l'ha perso 83, allora. Ricordo bene, e poi lo rivince poi a fine 94 praticamente con pretata Survivor Series. Ci potevamo evitare questa statistica, detto chiaramente, ci potevamo evitare questa statistica, però ripeto, Bob Backlund, Brock Lesnar, Bruno Sammartino, The Rock e The Miz, proprio sì. Non sono così, cioè, contando che è una roba veramente di transizione, al massimo un mese, non mi dà così fastidio. Se non l'aperto, ripeto, io sono abbastanza convinto, e mi pentirò di quello che sto dicendo, che secondo me lo perde già stasera. Cioè stasera MVP vorrà incassare. MVP non mi sembra una persona che dice ah no, io devo incassare, anche perché probabilmente l'idea dell'accordo è tu rendi me il primo sfidante. Cioè tu dai la tua prima difesa titolata sarà un match contro Lashley. Uh-huh. Quindi secondo me giocheranno tanto su quella, e ripeto, se sono intelligenti, Gianluca ha avuto un'ottima idea, McIntyre che gli risponde: hai voluto fare un patto col diavolo, ma sono cazzi tuoi, io tanto il mio rematch titolato ce lo avrò contro chiunque, ce lo posso avere contro chiunque, non devo avere paura. Mi esulta e dai, come dire, dai, vieni, poi McIntyre si ferma e gli fa: vai, prego, arbitro, lo faccio partire, Lashley in 3 minuti lo disintegra e poi fai lo stare down e hai già il Giustino ci dice: ma non decide Miz a chi dare le shot? No, però i campioni possono accettare però i campioni, quando danno la parola, però c'è stato detto comunque negli anni che i campioni possono dare la parola per dare una title shot, e solitamente quella title shot viene data, non è un problema. E comunque Lashley, cioè Lashley si presenta, non è che lo decide, Cicciotto, più che altro tu il titolo ora dare a me. È una promessa, bisogna vedere se lui. Poi magari può anche fare il campione codardo e dice: sì, te l'ho promesso, ma ho un dolorino all'anca questa sera, o la sciatica e cose. Lo sai già, arriva Lashley, lo disintegra tipo Riddle, e la prossima settimana Miz infortunato, dobbiamo strappargli il titolo, perché esatto, non vuole tornare esatto, a roba. Esattamente. Vabbè, non comunque, vuole ritornare a roba, quindi dal titolo a Lashley, prego, esatto. Faccia. Comunque, Bob Backlund, Brock Lesnar, Bruno Sammartino, The Rock e The Miz. Abbiamo un jingle che può aiutarci su questa classifica. Spero ci siano le parole, perché se c'è solo la musica non serve un cazzo. Oops. Sì, ho preso l'unica roba senza parole, porca miseria. Questa stava bene, questa musichetta stava bene con la frase: considerate che avranno una cosa in comune, Hall of Fame, e lasciavi la gente pensare The Miz Hall of Fame con tutti i suoi grandi momenti. Vabbè, ma nell'Hall of Fame ci sono cani e porci, che ci sia anche dentro uno come The Miz non mi dà neanche così fastidio. Ho trovato quello che stavo cercando, eccolo qua. Titolo più, titolo meno, tutto lì. Ho trovato quello che stavo cercando. One of these things is not like the others. One of these things just doesn't belong. Ecco, l'ho trovato, ma... per loro sì, per quella da WWE sì. The Miz ormai è un'assicurazione. Positivo l'Elimination Chamber di SmackDown, anche se alla molto fine non... positivo. Non sono state sorprese, stato, però divertente, match divertente. Mattia. No, gran bello, è ben studiato, ben fatto, si vede che ci hanno lavorato tanto tutti e sei per scegliersi bene gli spot, non c'è un momento morto che sia uno, qualcuno fa sempre qualcosa, è bello, bello, bello. Le eliminazioni sono state fatte con un criterio, sono state fatte anche bene, quindi... Perfetto. Quindi ci sta. La parola è campione del match per il titolo, McIntyre ha dato lo shot a Sheamus, e poi il match 1.1 non è mai stato fatto, è stato tramutato nella chamber. Sì, però sì. Lì è la storyline, cioè comunque la storyline è che proprio lui si è rimangiato la parola, o si è dimenticato, diciamo così,
e alla fine poi hanno Sheamus se l'è presa, se l'è presa per quel motivo. Non se l'è, non se l'è rimangiata, sono, è il management che ha detto, che ha detto così, però solitamente no, prima del turn, però io ti dico quando poi hanno fatto il turn, poi si è trovato Pierce, però la storyline è che Sheamus si è incacchiato con McIntyre perché non gli ha mai dato a suo dire non ha mantenuto la parola. Cioè comunque un campione poi, quando ha fatto il turn sì, si è inserito Pierce, ha cambiato il match, certo. Un campione può prometterti il match titolato, e comunque dovete tenere anche conto di una cosa, stiamo parlando di un campione babyface e di un campione heel. Il campione heel solitamente in questi casi si ritorce contro quello che sta facendo, o se la rimangia la parola, però per come stanno bucando The Miz lo prenderà in culo da questa situazione per il patto col diavolo che ha fatto con me MVP e Lashley. Perché senza MVP non avrebbe vinto. Non entri in scena e tipo, guardate, mi stavo allenando nel backstage e mi sono stirato e quindi questa sera non posso essere in azione. Però lì poi cosa succede? MVP va a parlare con Pierce gli dirà: ok, va bene, oggi non puoi, lo fai settimana prossima. E tanto si arriva a quel match, cioè comunque la parola di The Miz, essendo un campione, le cose che gli si ritorceranno comunque tutte contro, ragazzi. Certo, ovviamente, chiaro. Tornando alla linea sociale, magari anche McIntyre che lo spedisce esatto. Trovare di tutto, ci dicono giustamente Craig Freaky Rollins 20 ha ragione, livelli alti di enzimi nel fegato, che è una cosa con cui Lashley ha avuto a che fare effettivamente molti anni fa. È brutta pagina per noi, per i fan di Lashley è una brutta pagina quel maledetto Dolivo. Vabbè, comunque tornando a noi, dicevo, tornando ad altre cose per quanto riguarda, ci dicono su YouTube, ma la promessa di MVP non può essere fast lane perché MVP, cioè sì, deve essere fast lane, che può farlo domani, cioè lo può fare stasera, che gliene frega. Dipende cosa gli è. Adesso aspettiamo come di vedere sta cazzo di storyline, stiamo parlando da 40 minuti di una roba che probabilmente risolveranno in 10 secondi stasera. Comunque dicevo, intervengo subito, è un mese credo che fai vedere Lashley che è incazzato come una iena, non aspetta un altro mese. No vabbè, ma non so se è voluta la cosa lì. Comunque dicevo, no, ma come stai costruendo Lashley semplicemente... il suo perdere la testa? Sì, ma gli faranno dire che il patto era la prima shot in qualunque posto essa sia, può essere stasera a Raw, può essere a Fastlane, cioè dipende come gestiranno la storyline alla fine, no? Sì, invece che un Money in the Bank arriverà MVP che dirà: questo è l'MVP Bank, cioè è il mio modo di avere il Money in the Bank. Arriva Lashley, fanno il match e Miz che ovviamente fa no, ma io non... Con Lashley in questo momento non gli puoi dire no, ma Lashley picchia qualsiasi cosa vede. Mm-hmm. Lo hai visto per un mese a Rocco Riddle, lui spacca, non c'è modo di dirgli Lashley aspettiamo un mese, o lo fai subito o fai una controversia, come hai detto tu, tipo lo facciamo la prossima settimana, ci si arriva che lo meno, questo Lashley lo meno e punto e basta. No, lo massacra, cioè sarà, cioè, il fatto è che uno dei motivi per cui non penso che lo fanno a Fastlane è anche perché se fanno il match Lashley lo uccide, cioè ma in 30 secondi, cioè The Miz è comunque in questo momento un campione di cartone, perché ha vinto ma solo esclusivamente perché c'è stato Lashley prima, quindi probabilmente sì. Lashley lo ammazza, cioè proprio lo massacra in 30 secondi. Secondo me neanche con la finisher, manco con l'Hurt Lock presa di Atlanta, con la Spear, cioè può fare una mossa a caso, vince. Cioè la forza che ha in questo momento non è degno The Miz di subire manco una finisher. È The Miz e questo è Lashley, è un mese a Raw che spacca il culo a tutto, non può, solo McIntyre gli può reggere come botte. E Miz è... manco se gli manda Morrison, perché Morrison muore se glielo manda in appoggio. Ci chiedono: ma Zayn contro Owens a parte mettita per WrestleMania, ma perché dobbiamo per forza mettere contro Owens ancora una volta? Cioè
non è obbligatorio, cioè, per carità, sarebbe un buon match, no, però sai, perché resta più che altro l'abbiamo già visti 36 volte anche in WWE, non è ormai anche allora. Quanto possa, poi per carità sarebbe un ottimo match, perché comunque abbiamo ve lo metto in questa maniera, vi direi di sì se ci fosse un motivo degno, un piano, esatto. In è questo momento non sarebbe un piano, sarebbe facciamo fare qualcosa. Esatto. Che non ha senso. Ma no, ma in questo momento secondo me Owens a questo punto ha molto più senso che vada contro Jay. Cioè, vabbè, veramente, hanno litigato della Chamber, sì, vabbè, ma è un po' poco onestamente per ma lo fanno litigato come? Cioè, raga, The Miz, cioè, Jay ha detto siamo amici, alleiamoci siamo contigui, alleiamoci, e Owens lo ha massacrato di botte, giustamente anche. Esatto. Però subito dopo mi sembra una base un po' debole, francamente, per una fight. Secondo me ha molto più senso a questo punto che veramente vada contro Jay. E Jay fai Jay e Jimmy a questo punto. Fai veramente Owens e Brian contro Jay e Jimmy a questo punto. Sì, continui loro che continuano a battagliare il regime di Reigns, siccome non possono più su Romans, se la fanno con quegli altri due. Già alla fine è costato a Owens la Chamber, perché col trucco della porta l'ha eliminato. Quindi ci sta a livello di storia di Brian. Comunque si è messo come voleva. Vi dico anche una cosa su cui ragionare. Quando buchiamo i futuri match dei pay per view, state molto attenti, perché se voi guardate le card dei pay per view, i match singoli uno contro uno in faide senza i titoli praticamente non ce ne sono, ce ne sono pochissimi. Da un po' di anni a questa parte, quantomeno a WrestleMania, singoli massimo. A WrestleMania, è per dire che la gente che ci dice Jay e Owens vanno a Fastlane uno contro l'altro. Aspettiamo, perché se voi guardate le card. Nelle card dei pay per view, soprattutto da questa, già prima, perché anche prima le facevano queste cose, ma da quest'anno, a parte le faide veramente grosse, come possono essere The Fiend contro Orton, Edge contro Orton e così via, ce ne sono stati veramente pochissimi di match uno contro uno senza un match titolato all'interno del pay per view. E Mysterio Rollins, esatto, anche Mysterio Rollins, però ce ne sono stati veramente pochi, quindi aspettiamo, perché noi ci aspettavamo anche che Brian e Jay andassero contro in pay per view, perché Jay aveva fatto fuori Brian e poi l'hanno fatto in puntata. Quindi attenzione, a WrestleMania invece avremo tanti match con tante storie, perché probabilmente avremo delle card molto più ampie, probabilmente avremo 8 match una puntata dall'altra, 8 match una sera sì e l'altra no. Fai Owens e Brian, poi Owens torna in Supreme. Ma perché Owens deve girare heel? Perché Owens deve girare heel? C'hanno 7 heel, ragazzi. Adesso Owens gli hanno trovato il personaggio perfetto in quest'anno. Cioè, il personaggio che sta avendo Owens di Stone Cold Steve Austin è perfetto. Benissimo. Teniamocelo. Hai praticamente il nuovo Stone Cold, dai, un personaggio né babyface né heel che picchia un po' tutti, arriva, fa le stunner e se ne va. Ci sta a girarlo heel, non ha senso in questo momento. Ma poi ha fatto comunque una delle storyline a livello di costruzione di un face perfette con la corporazione di Shane, cioè è andato super over da face, perché girarlo funziona, ogni volta che lo metti va over in questo momento, e in più è uno spaccaculi che fa le stunner, allora, che va contro i regimi, tutto, perché girarlo heel? È frustrato perché perde in continuazione, raga, è lo stesso motivo per cui hanno girato Otis, e vi chiedete i motivi per cui hanno girato Otis, cioè è una motivazione di merda girare heel perché sei frustrato per le sconfitte, raga. È una roba vecchia come il mondo, ma non è una storia anche lo giri con chi lavora, che sono tutti la SmackDown. C'è anche tre nuovi heel. Non ci sono i face a SmackDown. Tornato Rollins. Sì, poi i face sono quelli lì. Ma poi heel a SmackDown ci sono. Reigns, Jay, Corbin, Rollins. Sono tutti heel. Apollo Crews, Chad Gable e Otis. Cioè, i Dirty Dogs. Torna Jimmy. Ce li hai heel? I face sono quelli lì poi rimasti.
Cioè, non possiamo girare tutti la fin fine, cioè diventa la compagnia di Vince Russo. Ma aspetta, c'è un equilibrio perfetto in questo momento. Cioè... c'è un equilibrio, SmackDown perfetto. No, ma se hai un'idea, va benissimo girare. Cioè, se hai un'idea su come usare le persone, va bene anche girare l'heel. Il problema è che con questi non ci sarebbe. Quindi è inutile che lo giri heel. Cioè, non puoi girare heel. Cioè, non possiamo girare heel la gente tanto per fare. Cioè. Oh, ti sono girato perché era con Chad Gable, che era heel e gli ha detto, oh, vedi che così vinciamo. Ha vinto, è nato il, ma andava il comunque. Sì, Otis, e non ci faranno comunque un cazzo con Otis. Ma avevano costruito il turn heel lì un pochettino, ti davano l'idea. A caso così perché? Perché perde tanto. E poi la forza di Owens e del personaggio che comunque poi avesse perso pulito una volta tanto. Owens, quindi insomma non vedo perché debba si è sempre rialzato la sua gimmick stand up and stunner, cioè non vedo perché debba girare heel, francamente, cioè. Scusami, è stand up and stunner in questo momento il suo personaggio, cioè, ormai adesso la sua storyline ce l'ha con Apollo Crews, cioè non va contro Owens almeno per il momento, a meno che non facciano un match a più persone a WrestleMania, però in questo momento non va contro Owens, cioè. Ha più senso il titolo degli Stati Uniti perché non hanno niente. Owens, per un po' adesso Owens magari finirà questa cosa con Roman Reigns se vogliono fare qualcosa in vista di WrestleMania. Poi per un po' va nel mid-card, non è la morte andare nel mid-card, cioè, può essere la morte in WWE perché non sanno cosa farci con i mid-card, perché c'è una tale discrepanza tra gli heel e i babyface, tra i main eventer e il mid-carding, che il main eventer è il main eventer e il mid-carder è un jobber praticamente, però mi sembra minimamente che Owens Owens ormai in WWE certo. è un personaggio established per la compagnia, cioè non ha assicurazione. Se Owens non è un Aleister Black, un Ricochet, se Owens non ha la ribalta per, cioè non è in una faida di primissimo piano per un po' di tempo, non è che muore qualcuno. Ma l'ha avuta ora per 3 mesi e mezzo, poi. Owens è in una posizione come in questo momento lo è Daniel Bryan, lo è... chi cazzo è? Chi è? McIntyre, lo è Roman, è nella posizione in cui gli puoi tirare anche addosso una bomba a mano, ma in WWE loro lo vedono come uno dei loro nomi di punta e ci punteranno comunque sempre in un modo o nell'altro, gira che ti rigira. Ti devi preoccupare di più di gente come Jay, Cesaro, Nakamura e Zayn, che è gente che in questo momento ci stanno puntando, ma non sei sicuro che se ritorno nel mid-carding loro ci faranno di nuovo qualcosa. Per quanto, per dire, per fare un altro nome, anche Zayn, per quanto gli danno il personaggio comedy, per me da un anno a questa parte ormai hanno deciso che è uno dei loro uomini questo qua, cioè comunque sempre ma più o meno in una posizione di rilievo nei loro show, in un modo o in un altro, anche se fa le figure di merda. Quindi ci sono dei tier, è logico, ma Owens non è uno di quelli. Owens non è uno di quelli che ti devi preoccupare se finisce se per un paio di mesi non è più nel giro nel titolo massimo. Attenzione, The Miz aprirò con Miz TV probabilmente. Non penso sia una sorpresa, tutto sommato, ma ci sta. Ma poi ricordate, MVP arriva in tempo zero. È probabile, qui c'è MVP, c'è un video di Alex McCarthy che dice MVP lo sapeva tutto da tempo, vediamo cosa dice. When Drew McIntyre loses the WWE Championship, I will personally play a role in that outcome. Questo è di un bel po' di tempo fa, credo che sia di luglio addirittura, perché c'è il Performance Center e c'era il pubblico. Diciamo, c'era il pubblico con il dottore, però era, credo che sia... la costruzione con Lashley. Esatto, era la roba di Lashley, sì. Una piccola... Il 92 scrive, comincio a preparare la lapide.
Però ha detto che resta meglio, vuole saltare dalla nave, quindi bisogna fare un match. Glielo faranno fare un match, adesso vediamo cosa hanno in mente per quello. Non sarà un match, diciamo, non penso sarà contro Zayn, cioè non vedo perché devi fare un match contro Sami Zayn. Si inventeranno qualcosa, buonanotte a sé. Potrebbe essere benissimo, ragazzi. Gli Usos per i titoli di coppia, se fanno qualcosa con Vito, però... Al momento non hanno creato niente per Owens, al di fuori di quello che hanno fatto gli ultimi mesi. Quindi aspettiamo e vediamo. Cioè, hanno un mese e mezzo, vediamo cosa inventano. Poi Vito magari fa la battuta. Scusate, il mio carding di SmackDown non mi sembra così brutto come quello di Raw. Che uno mi dice, vabbè, va a farmi il card. Ma in uno show fatto bene, non è il micardi di uno show fatto a cazzo. Cioè, è un match di medio livello, però costruito con un personaggio che tira. Vogliamo fare micardi di Raw, che sono personaggi a caso buttati in match a caso, che non gliene frega niente a nessuno? Comunque, Vito Pistis ci chiede, ma per voi è così scontato che Jimmy Uso tornerà da Hill? Se lo propongono lo stesso titolo, potrebbero farlo. Ne parlavamo prima, cioè hanno due strade da seguire. Potrebbero farlo. La domanda però è che un act forte come gli Usos, splittarlo per fare una faida face contro heel, una lotta fratricida face contro heel, per poi magari arrivare a rimetterli insieme, secondo me un po' è strana, però boh, lo possono fare. Jimmy non è Jay in questo momento. Cioè, anche aggiungiamo un'altra cosa: avere la tribù samoana unita con il titolo del mondo di titoli di coppia che spadroneggia ancora di più per lo show ha più senso che avere la famiglia che è ancora lì che ripropone la stessa faida che stavi facendo prima con Jay e Roman. Praticamente, perché comunque se porti Jimmy che sconfigge Jay, poi deve per forza andare contro il cugino e rifare la stessa identica trama, non lo so, però possono farlo. Guarda che quello lo puoi fare, questa cosa la puoi fare nei prossimi lontani mesi, ma poi comunque fai tornare Jimmy, lo metti nella tribù, per i personaggi di Roma la tribù serve per mandare via quelli che ha già battuto, cioè un modo per dire, via, vanno loro, e comunque sono degli atti sicuri, sono gli Usos. Nella categoria di coppia che è merda in WWE in questo momento, sono degli act migliori e non li vuoi tirar fuori. Poi magari fai Jay Owens. Dicono, potrebbero fare. Ma Jay Uso l'ha costruito. Potrebbero fare Nakamura contro Jay Uso per vendicarsi del Gauntlet. Quel treno mi sa che è già bello che passa. Nakamura è passato. No, Nakamura non sa che sarebbe già stato. Esatto. Se non era neanche nella chamber, vuol dire Nakamura. Nakamura era in quella posizione perché Cesaro non aveva ancora rifirmato, poi l'hanno fatto 15 gennaio, Nakamura ha battuto Jey Uso, quindi ormai l'hanno già fatta la rivincita. Il Gauntlet era quello dell'8 gennaio, era quello per la Royal Rumble, e la settimana dopo ha fatto Nakamura contro Jey Uso. Nakamura no, ma ha detto bene Mattia, cioè ormai Cesaro è una situazione Nakamura ha finito ormai, cioè permettendo che nessuno mi toglie dalla testa che non doveva esserci Nakamura in quella posizione, ma Cesaro l'hanno praticamente detto. Esatto. Nakamura, stupidamente, avessero piani per Nakamura, non sarebbe stato in un triple threat, non sarebbe stato fuori dalla carta, sarebbe stato nell'Elimination Chamber. Se non c'era, vuol dire che di piani per lui non ce ne sono. Non c'era neanche al pay per view. Poi con Nakamura è sempre così, Sì, cioè. Ne hanno piani, né ci pushano tanto, ammiro, perché tanto lui quello è lì, va bene. Ammiro quelli che quando è successo tutto quello che è successo, il mega push per Nakamura non era quello. Lo credevamo anche noi. Nakamura e Cesaro da mega push, no, ho detto potevi lavorarci, però era chiaro che comunque avrebbe perso. Ma tra i due, Cesaro, scusami, è tutto per lo più rispetto a Nakamura. Nakamura magari non c'è sta pressa, ha già avuto il suo moment. Cesaro non l'ha ancora avuto, ce l'avrà la voglia di dire sì, cazzo, faccio quello che volete, è il mio momento. Nakamura l'ha già avuto, poco, male, ma l'ha avuto. Cesaro mai. Facciamogli avere a Cesaro un big moment per una volta. Lo pushano benissimo adesso. Sì.
Kamura, sì, Giustino, bello per due Giustino, con tutto il rispetto, mo basta, perché è il nono match per WrestleMania che proponi, e se vogliamo fare un podcast di Fanta Booking finiamo alle 2:15, ecco, tutto il rispetto. No, però è bello che sono tutti i match di lato di SmackDown, per farti, sì, capire, esatto, quanto SmackDown è figo. Esattamente, esatto, è quello il guaio, il guaio, ma è quello il bello di SmackDown. Io dico, io infatti dicevo che il lato bello della Chamber e di tutto quello che ho visto è questo, che la gente comunque adesso anche match ti viene voglia, di là ha vinto Riddle e chi se ne è? Il piano, butti 6 persone dentro e gli fai fare un match, perché ne hanno costruiti, perché, zero. Perché Riddle non ha credibilità, è quello il guaio della, e non della, ce l'hanno faccenda, neanche altri, esatto. Quindi puoi fare un multi-man, tanto Angel Garza, Kofi, Kofi, cioè, lì un po' di piani. Angel Garza, ma anche Angel Garza manco era, manco, come si dice, manco appare nello show a momenti, a main event. Ma senti, in un match multi man per il titolo degli Stati Uniti ci puoi mettere Riddle, Keith Lee, Ricochet, Ali, Kingston, Garza. Cioè, questa armata di, di jobber che per cui non hanno idee, praticamente, allora li mettiamo in questa roba multi-man. Ma lo fai apposta un match multi-man? Butti della gente che comunque o ha pochi piani o non sono, sì, in questo momento fondamentali. E poi vince comunque, e poi vince comunque, sì, vince, e poi vince comunque Riddle, così ammazzi gli altri 5 che non hai altri. Vabbè, ma hai altri quelli problemi. Tanto molti hanno... Ma infatti in un match del genere ce n'è tanti che non te ne frega nulla, li butti lì per dargli il WrestleMania moment come fanno da anni. Però a Raw devi, sì, far così. Cruz, SmackDown, c'hai veramente possibilità. Cruz, la storyline di farlo alleare con i samoani, probabilmente l'hanno anche abbandonata. Adesso se l'è presa con Big E, vediamo. Ma in realtà no, perché comunque Roman gli stava dando dei consigli per andare contro Ettore, quindi... No, ok, però ti dico, non credo che sarà parte del gruppo, quello intendo, però... No, quello sì. Non penso che sarà, però, quello. Cioè. Magari mi stanno facendo vedere a Talkie Smack che sai gli consigli... Cosa? In realtà devi vederla in un'altra ottica quella cosa lì, perché noi l'abbiamo vista come alleato dei samoani, ma in realtà la storia che raccontano con Apollo non è tanto lui che entra nella gimmick dei samoani, è semplicemente che lui ascolta quello che dice Roman, ascolta i consigli di Roman, okay, che è cosa che i babyface non fanno. Questo non vuol dire che debba per forza entrare nella cosa, ma semplicemente che va dal padrino e il padrino gli consiglia la cosa migliore. Perché? Perché Roman vuole diventare il capo di tutti all'interno. Quindi okay, non okay, è però, secondo però me non è da vedere come lui che entrava nella cosa quanto ascoltiamo okay, quello però, che ha da dire il padrino. Però se vuoi fare una roba di questo tipo, come si chiama, Cruz deve poi anche vincere. Se poi me lo mandi contro Big E e Big E lo batte, non serve assolutamente, sì, a nulla. Un ragionamento di questo tipo, capisci? Quindi quello assolutamente. Deve nascere qualcosa, praticamente, cioè deve poi... Ma anche... qualcosa sta nascendo, Se avete... Ma deve vincere il titolo, deve vincere il titolo poi, però, perché se non vince il titolo non sarà una mazza. Sì, ma stanno costruendo quella dinamica lì, cioè a Talkie Smack, quando c'è Cruz, Heyman gli parla, come dire, guarda, fidati di me, di Roman, che capiamo. Cioè, lui sta ascoltando, dice, oh, è Paul Heyman e Roman Reigns. Sto ascoltando dei migliori. Cioè, lui... non è dentro i samoani, però è il soldatino come vorrebbe Roman tutto il roster, cioè uno che sta lì, ti ascolta, quello che vuoi tu lui lo fa, perché nella visione di Roman lui è il capo di tutto, lui deve decidere per tutti. In questo momento, Roman e Rollins hanno la stessa gimmick, la differenza è che Roman c'ha una persona che lo ascolta e Rollins invece è preso da tutti come un cretino perché vuole essere il padre di tutti. Sì, Rollins è un pazzo, si crede Dio, mentre Roman, hai visto, cioè Apollo va da Heyman a chiedere consigli perché Roman sta vincendo e domina. Rollins è un pazzo, Owens non vince, che dice Owens di essere non Dio. Giustino, Owens non vince il titolo prima di WrestleMania, perché vuol dire ammazzi Big E in questo modo. Perché la faida è... Big E ci puntano. La faida è Big E contro Apollo Crews e Big E non lo perde il titolo. Cioè, se lo perde con Apollo Crews, non lo perde sicuramente con Owens. Cioè, piantatela di inserire Owens in scenari dove non ci deve stare, Non è obbligatorio inserire Kevin Owens, basta! Vediamo. È dalle 11 che andiamo avanti con sta roba, basta inserire Kevin state Owens! State tranquilli, che cazzo? Questo ci fa capire che vi piace SmackDown, prendila così. Stiamo capendo che... Eric Ganzelli. Se dice Apollo Crews il titolo, perfetto, ma non va con Owens! Basta Owens! Non c'entra niente. Eric Ganzerli versus il booking di Gavin Owens.
basta adesso Giustino è Michael Pepsi Plunge sotto mentite spoglie. Voglio Owens bandito dagli show televisivi, almeno la piantate di rompere i coglioni con Kevin Owens. Giustino è palesemente Michael Pepsi Plunge sotto mentite spoglie, perché per come parla di Owens è palesemente Michael Pepsi Plunge sotto mentite spoglie, Giustino. Ma Owens comunque... è migliore che hanno è Roman Reigns in questo momento e basta. Esatto. Roman Reigns è troppo figo e basta. Cioè, basta. Cioè, non possiamo inserire Kevin Owens ovunque. Basta. Eric, cioè, tutta la serie andiamo avanti. Roman ti verrà incontro. Sì. Vai tranquillo, che nelle prossime settimane farà un segmento con Sonia. Sì. Mi hanno detto dei fan, perché io ascolto i fan, che Owens deve essere bandito. Ma bandito. Roman, lui ascolta tutti, è lui il capo. Se vuol bandire Owens perché l'ha battuto 60 volte, può farlo. Sì. Chi dice di no? Allora, tornando a noi. Vabbè, il match femminile. È più bravo a ringa al microfono. Voglio bene a Owens, ma Cesaro e Bryan sono più bravi di lui. No, Bryan sono nettamente più bravi di lui. Cioè, è Owens bravo, attenzione. Owens è bravissimo, Owens ha ragione chi ha detto Owens a 205 Live. Sì. Però deve dire prima di andare a 205 Live. Magari quello lo dice Heyman, quello magari Heyman aggiunge, magari lo puoi mandare in un roster dove si sta sviluppando la gente. Mandiamolo a 205 Live. Ti chiedo domani. Greg Freaky Rollins 20 dice datemi Michael in questa chat. C'era prima. C'era, sì, non esatto. So che fine ha fatto. Probabilmente adesso è Giustino, perché contando come è inciso. Potremmo averlo anche in collegamento audio. Proviamo un attimo a vedere se riusciamo a prendere. A me ha parlato, mi ha detto complimenti alla struttura di Lash. Sì, eccomi. Buonasera, come sta? Buonasera. Grazie, come va? Sì. Io sono contento di ieri sera, perché fortunatamente non abbiamo Sheamus WWE, campione WWE, e quindi va tutto bene perché ci abbiamo scambiato un proiettile con Sheamus campione WWE. Okay. Sono d'accordo. Un grande proiettile. Poi vabbè, ha vinto The Miz, che siamo lì a livello di credibilità. Però almeno The Miz ha fatto contento il mio amico Max, quindi sono contento. Soprattutto perde domani, Michael, ce l'ha detto ieri sera. Okay. Perde domani. Non lo so se perde domani. Vediamo, non lo so. L'importante è che non ci siano tag team match. E poi a me va tutto bene. No, WrestleMania pochi ce ne saranno, vada tranquillo. Lei è fissato con questa crociata contro i tag team match, diciamo, che ormai diciamo è una, come posso dire, è una, non mi viene la parola, è una, no, è una battaglia. Non vorrei dare un proiettile. È una battaglia anche persa, diciamo. Sì. Non vorrei dare un proiettile. No, in questo pay-per-view qual è stato il peggior match? Un tag team match. Sì, assolutamente è stato un tag team match, il match peggiore della card. Quindi sì. che possiamo dire? Che c'ho ragione io. Voi continuate a dire che i tag team match sono belli, ma in realtà fanno cagare. Io continuo a dirlo, e ieri sera c'è stata la prova effettiva di questa cosa qui. Ok, va bene. Che match di merda, infatti. E comunque grazie che fortunatamente abbiamo evitato Sheamus. Questa cosa mi rende felice. Avremo Lashley. Sì. Yeah! No, c'è anche un'altra ipotesi interessante, però dobbiamo sentire un'altra persona, dobbiamo attivare un altro collegamento, che Ettore invade la New Japan Pro Wrestling e forma un tag team con Naito. Non so. No, Ettore, basta i tag team match con Ettore, basta. Ettore deve solo andare in singolo, solo lottare in singolo, perché quei tag team match mi ha rotto il cazzo. Ok. È sempre stato un tag team... Sì. Sì.
mi preparo, no, dicevo che volevo preparare un altro collegamento per sentire un'altra persona, visto che abbiamo citato il nome Naito, volevo prima sentire, però finisca pure Michael. Poi no, è che io non voglio mai più vedere Ettore Gambione di coppia o in una coppia, perché è stato in una coppia per anni e quello stronzo di Gofi gli ha rubato tutti gli spot importanti, e quindi può morire, deve morire Gofi. Vaffanculo, no, Gofi in merda. Perché Gofi è una merda? Perché Ettore poteva avere molto di più prima, e invece no. Ettore va a fanculo. No, va Ettore, Gofi deve andare a fanculo. Sentiamo invece, cosa ho detto da dissociare? No, che hai detto che deve morire. Che deve morire Gofi. Ok. No, chiudiamo il collegamento con Michael. Volevo sentire un'altra. Sì, deve uscire la linea, cazzo. Dicevo, volevo sentire più che altro, visto che abbiamo parlato di Naito. Buonasera. Come io sta? Ho sentito che hai nominato Naito. Ho ecco sentito qua. Che poverino Naito in questo momento è infortunato. Infortunato. No, ma riprende dopo domani. Ha annunciato oggi che ritorna dopo domani. Io sono preoccupata lo stesso, metti che gli succede qualcosa, già oggi mi è successo. Effettivamente c'è già il Romo, purtroppo. Esatto. Un altro è l'IJ che è rimasto rimane fuori per 6 mesi. Cioè, questa è palesemente. Guardiamo il lato positivo, almeno non si è fatto male al collo. Allora, non ci stanno lati positivi. Allora, a parte che non ci stanno lati positivi. No, sì, ok, vabbè, almeno non si è rotto il collo un'altra volta. Non ci stanno lati positivi perché questa è una palese cospirazione contro gli LIJ. Perché hanno fatto di tutto per non far rivincere il titolo dei pesi leggeri ai Romu. Ma è campione! Eh? Ma è campione il Romu in questo momento? È campione. Ma sì, no, non è mica campione Ishimori. No, è Takahashi campione in questo momento, credo. Takahashi. E allora ha fatto di tutto per fargli riperdere il titolo, che te devo dire. non poteva sconfiggerlo perché ovviamente... C'è questo piccolo buco nella sua logica. L'ho vinto il 5 gennaio Takahashi, battendo Ishimori. Allora vedi, praticamente quello stronzo del Ghetto sa che non può, che i Romu non può perdere. I Romu è troppo forte, mica come quella pippa dei Ishimori. E allora ha fatto di tutto per farlo infortunare, così non poteva, così doveva ridare il titolo al suo amico. Il suo ragionamento lascia un pochettino a desiderare, francamente. Comunque, vabbè. Ma comunque la cosa importante, allora, se Naito si infortuna, sappiate che io sono pronto a farmi esplodere davanti a Ghetto, perché non si deve permettere di fare infortuna a Naito, quel pezzo di merda. Vado a ficcarlo con la lama. No, non è necessario, non è assolutamente necessario. Lo vado a ficca Calama, perché non si deve permettere di buccare Naito in match che rischiano di infortunarlo. Sto strozzo. Ok, va benissimo. Bene, stavo cercando una cosa che devo passare poi a Michael, quello sì, vero. Comunque posso fare io in breve sul match femminile? Prego, vada. Che schifo, potevamo anche evitarlo. Sì. Che schifo, magari no, però un match un po' deludente. Sì, match, ma non match tutto, cioè ok, il match è stato quello che è, però mamma mia. La bottiglia Naya che non la prende. No, capisco che era un match sostitutivo perché non si sa ancora di là, sì, che sia incinta, ma neanche ieri sera avevano detto che il match non c'era. Hanno evitato di dirlo che c'era Asuka Lacey. Ma cioè, sì, Marco, che hanno detto che non c'era. No, sì, ha detto che non c'era, però l'hanno promosso, cos'è, su Twitter l'hanno promosso tutto la... Ce ne siamo accorti noi sulla pagina. Promosso sulla fino pagina, al pre-show. Quasi fino al pre-show praticamente l'hanno promosso questo tipo di... questo match. Strano, che felice hanno detto che non c'era, ma lei, vabbè. Comunque, per essere sostituto, ok, però che schifezza. Veramente. Da abbastanza Scusate, è abbastanza dimenticabile, francamente, come match in sé, sì, tutte le scenette, le cose varie, che schifo, cioè, ma uno show fatto comunque buono, sta roba qui, vabbè. Sì, è comunque, Sami Zayn su Twitter fa notare una cosa che anche noi avevamo notato durante la live.
Sì. Com'è possibile che il management della WWE abbia lasciato AJ Styles avere il suo gigante Omas a bordo ring durante l'Elimination Chamber, ma la mia crew del documentario è stata fisicamente cacciata? C'ha ragione. Questo è un altro tassello nella cospirazione. Aggiungiamo che Omos ha anche interferito nel match, ha aiutato AJ Styles quasi a eliminare della gente, mentre la crew documentari non faceva niente. No, era lì solo intanto ho un tweet bellissimo, sì, con Craig che scrive, 21 ore fa, Craig sì, che scrive: sono a casa, che cosa mi sono perso? E Lance Storm che gli risponde: non chiederlo, amico, non chiederlo. Va bene, ok. Anche Lance Storm l'ha presa bene. Vabbè. Stavo guardando altre cose, parlando di New Japan, visto che hanno annunciato Toru Yano contro Chase Owens per il titolo KOPW. La stipulazione è un YTR style Texas strap match, cioè è uno strap match, però per vincere il match non devi toccare i quattro angoli, ma devi togliere le protezioni dagli angoli, ovviamente, essendo troviano, vabbè. Che altro aggiungere? Vabbè, niente. Che c'è? Che succede? Si è fatta male Anna Jay, sì, 12 mesi. Sì, lo so, è già finita 3 ore fa, più o meno, come cosa. Peccato, perché... L'ho letto ora al tempo, minchia, madonna. Peccato. Evidentemente l'avevano scoperto, perché la puntata è registrata anche del torneo, credo che inizi all'1 la puntata, e come si dice, non viene la parola, hanno messo un sostituto al suo posto, però chi è che doveva affrontare Anna Jay nel torneo, che non mi ricordo più, forse Thunder Thunder Rosa, non credo. No, Thunder Rosa no. Thunder Rosa, aspetta, che vado a cercare il torneo, eccolo qua. Elite Wrestling Tournament, eccolo qui. Doveva affrontare, te lo dico subito, Dr. Britt Baker. Okay. Il fatto che abbiano messo un sostituto al suo posto mi fa pensare che comunque dovesse perdere alla fin fine. Lo sapesse. No, non è quella la questione. La questione è che probabilmente avrebbe perso contro Britt Baker. Poi vediamo chi affronterà in semifinale. Però peccato, comunque è un'altra che comunque viene tolta alla divisione femminile, che già comunque tra assenze, tra gente che è in Giappone e infortuni, insomma, non è che anche problemi di booking, se vogliamo. Non viene aiutata questa cosa. Comunque l'unica roba che hanno annunciato per Raw è Miz TV fino a questo momento. Adesso vediamo se hanno. Sì, c'è già la foto. Altro. Stavo salvando la foto per mandarla a Max per i suoi sogni. Staranno scrivendo Raw in questo momento, conoscendoli. Ma che un'ora e mezza all'inizio dello show. posso metterci ancora un po'. A scriverci il programma. Spiega quella cagata dell'Exploding Barbed Wire Deathmatch, prego. In che senso quella cagata? Ci chiedono l'ignoranza, Vito. In realtà non sappiamo come lo faranno. Se lo fanno in stile FNW, è praticamente un match dove c'è il. Bisogna vedere come lo fanno. Potrebbe esserci il filo spinato al posto delle corde, potrebbe esserci delle corde normali, ma dei banconi, dei tavoli di legno con il filo spinato fuori dal ring, che ci vai sopra e esplodono, praticamente. Se lo fanno come in FNW, hai tot minuti per praticamente finire il match. Se entro tot minuti praticamente non ce la fai a schienare il tuo avversario, il ring tra virgolette esplode, cioè ci saranno dei fuochi d'artificio che creeranno l'effetto esplosione, e poi il match riprenderà dopo che il ring è esploso, naturalmente. Vai. Vediamo cosa annuncia come match. È una roba molto da FNW
di cui tra l'altro si parlerà in Dark Side of the Ring, una puntata che faranno quest'anno nella terza stagione di Dark Side of the Ring, questa compagnia hardcore giapponese dove è andato anche Mick Foley ai tempi d'oro. Sabu credo che l'abbiamo preso da lì, dalla FNW. Comunque vediamo cosa fanno vediamo cosa si inventano per questo tipo di match. Contando anche come ne ha parlato Moxley nell'intervista che ha fatto con Francisco Silver Radio venerdì, sarà una roba fuori come cioè comunque sa benissimo che comunque le aspettative saranno alte, dobbiamo soddisfare queste aspettative, quindi ha la persona giusta per farlo, perché comunque Omega è un altro che comunque è molto ben disposto per cose di questo tipo. Chiaro, sì, sarà una roba molto ignorante, questo è poco ma sicuro, sarà un match di hardcore, sarà un match di garbage wrestling alla fin fine a livello di violenza. Vediamo cosa si mette. Se deve effettivamente Moxley andare fuori per 2 o 3 mesi perché René sta per partorire, vogliamo dargli un periodo di aspettativa, se vogliamo utilizzare questo termine, non c'è modo migliore che allontanarlo che farlo saltare in aria, tra virgolette, non nel senso letterale del termine naturalmente, però è un modo praticamente per fargli perdere un match dove comunque ne prenderà un sacco da sport. Se avete presente è andato in onda, allora sarà in onda credo sabato Revolution, no vabbè, però era Full Gear il match che hanno fatto il match che avevano fatto a Full Gear, l'unsanctioned match che hanno fatto Omega e Moxley. Sapete che la barra della violenza è già stata messa abbastanza in alto, direi, in quel tipo di match. Sarà sopra quella lì. Sì, sarà sopra sicuramente. È un modo per chiudere la faida, vanno di violenza alla fin fine. Moxley ha detto quando mi hanno proposto di fare questa idea ero come un bambino praticamente in un negozio di caramelle. Davvero posso fare una roba del genere? Benissimo. Figo. Bene, mettiamoci al lavoro e vediamo cosa riusciamo a fare. Comunque, parlando di cose fighe, visto che ci mancava quello, l'Elimination Chamber di Raw, la roba figa, non hanno fatto la comparsata del Fiend, quindi... Se vogliamo considerarla una roba figa... L'hanno levata subito. Sì, tornerà a questo punto... La figura del cretino. Sì, perché è stato schienato pulito con un roll-up da Kofi Kingston, praticamente. Sì. Cioè, se non dovevi chi buttarlo prima, dentro o registrarlo... Chi prima diceva in chat... Perché hai una pistola in mano intanto? C'è sta pistola a giocattolo, non c'ho niente da fare. Pensavo perché me l'avevo rovinato il film, esatto, scusaci. Sì. Perché può essere mal interpretato, okay, che c'ha il tappo rosso, però no, può essere mal interpretato. È una pistola a giocattolo che uso per disegnare, cioè mi serve quando faccio le foto come cose, come si dice, per le reference. Pensavo che tipo ci mettessi qualcosa dentro, lo utilizzassi proprio per disegnare fisicamente. No, ho buttato via. Sparato, mettevi dell'inchiostro dentro, sparavi. Ho buttato via i pallini. La prima cosa che ho fatto quando ho comprato sta roba è buttare via i pallini, perché la trovo una cagata enorme sparare le cose con una pistola. No, dicevo, tornando a noi. Magari ci mettevi dell'inchiostro dentro, poi sparavi se avevi bisogno di fare lo sparatrucco di Homer, esatto, come sì. il fucile sparatrucco di Homer. Vorrei salutare una persona che mi dà del terrorista, e questa cosa qua ci farà bannare veramente da Twitch. Ciao Marco, esatto. Grazie. Ieri abbiamo fatto chiudere il canale di Max is Awesome parlando di Baron Corbin, gerarca, sì, del ventennio. Parliamo di gente con pistole in mano. Io da fan di Corbin vi ho denunciato, allora, giustamente all'autorità. Se vogliamo portare le armi in onda, scusatemi, mi esco un attimo dall'inquadratura, aiuto, ecco qui. Prendi la Kendo. Parlando di armi, eccoci qua, possiamo proseguire la diretta in questo modo. Allora, aspetta, a questo punto... Aspetta che sono la telecamera troppo alta. Aspetta un attimo, vai. Eccoci qua. Ho anche la mia katana di legno. Le parole katana e legno non è che vanno molto d'accordo. La katana di legno è souvenir del lago Toya, che è un lago giapponese. Ok, perfetto. Benissimo. Tornando a noi. Sì, certo, molto, molto minaccioso.
molto molto ecco molto minaccioso. Il paladino all'epoca, no, non ero io, ero in onda in quel momento quando il paladino, esatto, è stato crivellato di colpi prima di scendere all'inferno. Anche perché con tutto il rispetto dubito che possa averla ucciso con una katana di legno, infatti, no, ma per quindi, la pistola, solo che è la katana di legno, è una pistola, questa è a dir tanto una semiautomatica a pallini, cioè lì è stato un mitra a uccidere con l'Italia, esatto. Teniamo la continuity corretta delle nostre storyline, assolutamente. Grazie. Sì. Ricordiamo anche che in questo modo lui è tornato sul suo pianeta e non lo rivedremo, e abbiamo avuto anche una lettera che lui non tornerà mai e poi legale, esatto, che ci impone di non averlo mai più all'interno. Le leggende narrano che il paladino sia ancora vivo, non è vero. Vi mentono spudoratamente. È assolutamente morto, ve lo possiamo. Tornando a noi, ovviamente si dice faccia l'anima sua quando le persone sono morte, in questo caso damnatio anima sua. Damnatio memoria, esatto. Ciao paladino. Tornando a noi, dicevo, ridino un attimo, Eric. Discreto. Eric, ridi un attimo, risaluta un ciao, attimo. Paladino. Ciao paladino. Ecco, perfetto. Lei è molto maturo. Arriverà una denuncia anche questo dopo ieri sera con Corbin, diciamo ventennio. Vai, dimmi dove siamo. Ci manchi paladino. Scusate, ci manchi paladino. Ecco, tornando a noi, va bene, sempre, va bene. Possiamo andare avanti? Andiamo. È lunga. Andiamo. Dicevo, no, il match del main event discreto, ma niente di più, francamente. Mi sento di dire. Lo shock alla Rexy, però sono eliminato dopo qualche. Allora, la chamber di SmackDown secondo me è stata un'ottima chamber perché, come dicevo prima, non ci sono stati momenti morti, avevano sempre qualcosa da fare e c'erano sempre uno spot pronto da eseguire. La chamber di Raw invece è stata molto più la tipica chamber del brawl, perché dobbiamo ammazzare il tempo prima di un'entrata, quindi ammazza il tempo in quella maniera. Non c'erano tanti spot degnissimi di nota nella chamber di Raw. Aggiungiamo anche che a SmackDown hanno fatto la cosa buona che un'eliminazione è arrivata dopo 17 minuti, poi una dopo 20 minuti, cioè comunque hanno gestito bene le eliminazioni. Quelle di Raw dopo 8 minuti è stato eliminato Orton completamente a caso e poi sono arrivate eliminazioni dopo i 20 minuti, sopra i 20 minuti, quindi c'è stato un momento lunghissimo dove non è successo nulla all'interno della chamber. È stato un po' meh, però vabbè. Gianluca? Abbiamo perso Gianluca, che non abbiamo più in collegamento. No, al microfono, eccolo qua, adesso ho riacceso il microfono. Vai Gianluca. No, il momento Orton è arrivato, il momento Styles Omos, che è stato un momento un po' di magra, perché ok, arriva e sono stati quei 7-10 minuti dove effettivamente il ritmo si è un po' fermato, però va, nel senso, è una chamber, ci può stare, ma a me... Cioè, se SmackDown ti dà fantasia anche come pensieri futuri e anche il match stesso, qua è un po' come Raw in generale. Cioè, le chamber sono state le trasposizioni di cosa abbiamo visto in questi due show negli ultimi settimane e mesi. Sì. SmackDown è avvincente, c'è voglia, c'è energia. Ti dà la sensazione anche di immaginarti 36 match, però ti dà energia. Qua c'è solo lo shock. Ok, Orton se ne va, perché non avevano niente da fare. Butti dentro Omos per fare la roba con Styles. Però tra questi shock, anche Sheamus che viene eliminato prima del finale, non c'è granché. Cioè c'è stato solo McIntyre che ha fatto il suo e poi comunque è arrivato un altro momento shock. Cioè c'è dei momenti morti, come diceva Mattia, dall'eliminazione di Orton fino alla seconda c'è stato solo l'intermezzo di Styles Omos, poi minuti di niente. Brolate, boom, pam, pam. Sono stati degli shock. Non sono minimamente d'accordo che l'interferenza di Owens sia stata affrettata, cioè l'eliminazione di Owens è stata affrettata. È stato chiuso con un braccio dentro la gabbia, si è preso tre super kick e la finisher di AJ Uso. Meno male che è stato eliminato, perché sennò era veramente Superman in quel caso, cioè gli dovevi tirare una bomba a mano per ucciderlo. Quindi secondo me Owens è stato
stava di più no, questa buonissime eliminazioni e, la, anche, e comunque anche facendogli subire tre super kick e una finisher l'hai protetto perché comunque le ha subite mentre era impossibilitato a muoversi, quindi comunque l'hai anche abbastanza protetto Owens. Io l'ho trovata più sensata di quella di Sheamus, per dirti, cioè almeno lì l'hai protetto, ha preso 60.000 finisher e dice ok, ha perso. Vabbè, anche quella di Sheamus tutto sommato l'hanno fatta non malissimo, ma non arriva a fondo. Sì, lo so, però diciamo che è stato come posso dire, lui stava per schienare McIntyre, però è lo stesso identico discorso che facevo prima con la protezione di McIntyre quando ha perso il titolo. Sì. Comunque Sheamus, a parte che è la Phenomenal Forearm è una finisher che comunque ci hanno sempre veduto come devastante, perché quando ti prendi la Phenomenal Forearm praticamente non fai quasi mai il kick out. Uh-huh. È forse più forte della Clash. Cioè è una delle più protette come finisher della la Phenomenal Forearm. Sì, però la Clash la vedi. È lo stesso discorso di come hanno fatto perdere il titolo a McIntyre gli hanno tirato le bombe a mano per fargli perdere il titolo e poi ha fatto la stessa cosa, cioè comunque Sheamus poteva eliminare il suo nemico giurato ma lo ha preso in quel posto e quindi non ha potuto quindi praticamente lui aveva vinto contro McIntyre ma non ha avuto il tempo di schienarlo, quindi può appigliarsi a quello per chiedere un ulteriore match. Sì, puoi continuare con la roba dell'uno contro uno che stanno continuando, però ripeto, da quello che vedo mi sembra che non, cioè possono farlo a Fastlane in massimo, non ci puntano granché ormai, anche perché avevano un piano migliore adesso in mano. Sì, per dirti, per me quella di Owens ha più senso perché almeno l'hai preparata molto bene, molto scenica. Cioè puoi farglielo fare quel match dopo WrestleMania a Sheamus, quindi cioè, comunque puoi recuperarla quando vuoi quella roba lì. Anche, ma ti ripeto, ma quando nello stesso show alla domanda che è il fulcro della storyline, dammi l'uno contro uno con Drew che lo posso battere, ma chi te lo vede? Non mi interessa. È vero che nella Chamber comunque ha avuto il suo ruolo, però alla fine ci hanno messo Styles e comunque è uscita una figata alla finale. Ma ci hanno messo Styles per un motivo. Il motivo per cui ci hanno messo Styles è semplicissimo, è per non dare il finale, per non far perdere di nuovo McIntyre schienato da Sheamus e per fare in modo che Sheamus possa ancora lamentarsi che lui aveva battuto per la seconda volta McIntyre eppure gli hanno fregato il titolo. Per non fare McIntyre che schiena Sheamus, probabilmente, visto che il piano il piano era far vincere sì, McIntyre. Sì. Diciamo, posticipano quel match lì a questo punto, penso sia l'unica cosa, cioè questa storyline andrà avanti sotto banco e poi lo rifanno un'altra volta. Però il fulcro è quello, lui uno contro uno continua a dire che lo può battere. Sì, nella Chamber, ma perché lui oggettivamente in uno contro uno l'ha battuto praticamente due volte, perché anche nella Chamber lui l'aveva battuto. Perché dopo il Brock Kick McIntyre era battuto. Ok, resta meno non lo avremo. E magari lo avremo Money in the Bank. Adora. Vediamo un po'. Può avere anche Stream News, lo avremo quando vuoi. Vediamo cosa fanno, vediamo cosa hanno in mente praticamente con tutto quanto. Cioè alla fine questo Elimination Chamber lo archiviamo come un buon pay-per-view praticamente di transizione dove succede pochino. Almeno fino al main event con l'arrivo praticamente. Io lo dividerei. Per SmackDown è stato molto buono e ha portato tanta energia per il futuro. Per Raw è stato lo shock, il valore dello shock. Cioè è stato, butto lì, levare Orton subito per poi andare avanti con la roba del Fiend, fare il finale così, fare Lashley che arriva, l'incasso di The Miz. Cioè sono state diverse le sensazioni. Da una parte lo show per SmackDown è andato benissimo, hai praticamente tutto preparato, hai tanta roba, qui lo hai fatto solo per fare un cambio di piano, lo shock, cioè The Miz campione alla fine dello show, McIntyre che l'ha presa in quel posto perché comunque ha affrontato 5 persone, l'ha presa da un sesto e ha perso da un settimo, però dalla parte di Ron è che cioè, siamo alle solite cose, hanno cambiato il piano in corsa, vediamo che fanno. SmackDown invece questo pay-per-view risalta ancora di più il buon lavoro, una grande Chamber e una storyline, quella diciamo Roma, che sta andando benissimo, anche con Edge, quindi
per SmackDown sono stato molto felice, però vabbè, shock value, facciamolo, l'hanno fatto, vediamo come vanno. Almeno ti hanno dato il gusto piccante di vedere lo show. Non so quanto durerà, però questo shock di vederci The Miz che fa Welcome to the most messy show bla 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 bla, per 5 minuti e poi lo ammazzano. Vediamo, ne parliamo domani sera, direi, a questo punto, no? Di questa, di questa domani sera, se vince chi deve vincere, non prometto una mia presenza normale, sarò molto esaltato. Io vengo da 2 anni di Lashley in sofferenza, quest'anno è stato bello. Ora si gode. Ammiro il tuo ottimismo, diciamo. Ma toi Goofy, 2 anni fa era nella merda, adesso è campione, ancora deve vincere. Ma ormai ci siamo, l'era dell'onnipotenza è giunta. Vediamo adesso cosa hanno in mente con questo. Sì, poi uscendo dal marchismo ha fatto talmente un anno perfetto rispetto all'anno prima, che era uno schifo, che se lo meriterebbe. The Miz, ripeto, come ho letto su internet, ha vinto il titolo, se lo sarebbe meritato, ma oggi no. Cioè, 3 anni fa glielo avrei anche dato io. No. Oggi no. Cioè, io a The Miz, dopo quella run lì, titoli da mid-carding mi vanno anche bene, ma il titolo del mondo The Miz non è materiale da titolo del mondo. E ma ti dico, neanche mai fa. Quest'anno. Neanche la mai sua quest'anno. Run, ora no. Ora non ha un valore che aveva quegli anni lì. Cioè, io avevo letto la controversia. The Miz l'avrebbe potuto avere un secondo titolo del mondo, ma non adesso. Sono 2 anni che non lo è più. Non sono d'accordo minimamente. Secondo me non è materiale titolo del mondo The Miz. Ha fatto bene con dei titoli secondari, ma titolo del mondo The Miz non lo deve vedere neanche col binocolo. Sai, ti ripeto, per me quella run che fece, si parla di 4 anni e mezzo fa, è ormai tanto. Ci potevi pensare. Ora è 2 anni che non conta niente. L'ultimo ancora peggio, quindi lo ha, contenti per i fan di The Miz, ma sono stati i primi a scrivere, fosse stato 4 anni fa sarebbe stato più bello. Ora Tartufone Maialone ci fa notare che Tartufone torna campione e per tutti una lezione. Mamma mia. Bravo, con l'onnipotenza, le prese di Atlante, è una roba bellissima, il miglior resto del mondo. WrestleMania The Miz va contro Jerry Lawler, 10 years in the making. No, speriamo di no. No, basta, lo fece. Tartufone, cambia il nome in Tartufone che campione. No, basta. Chiamalo Tartufone Onnipotente. Tartufone Onnipotente addirittura. Ma no, devi fare la è bello perché devi fare fai la rima. Esatto. Tartufone Onnipotente, dov'è la rima? Vabbè, un mese e mezzo quando avrà il titolo, poi ritorna Tartufone Maialone quando lo perde. No, ma Tartufone che campione c'è la rima, Tartufone Maialone c'è la rima, Tartufone Onnipotente non c'è la rima. Esatto. Ma non ci serve a niente, noi vogliamo il titolo del mondo. Onnipotentone non va bene. Esatto, Onnipotentone è orribile. Ma non ci importa. Anche perché sembra Onnipolentone e non è bello. Ma sembra solo a te Onnipolentone, abbi pazienza. Vabbè, lasciamo stare. Guarda che arriva sotto casa tua e ti picchia. Esatto. Questo Lashley e può farlo benissimo. No? Comunque, io penso di piangere. Io penso che potrei arrivare ai livelli di Mattia con Daniel Bryan. Potrei piangere perché ho visto Lashley in momenti peggiori. Mi farebbe emozionare vederlo col titolo del mondo. Il back in the day, per chi lo chiede, è mercoledì. Arriva mercoledì. Domani faccio i file, poi li metto online. Mercoledì, pomeriggio, sera. Dai. Dicevi? Dopo l'onnipotente ira avrete tutto quello che volete. Sì, va bene. Dura un mese e mezzo, fatemi godere quel mese e mezzo, tanto lo so che resta meglio finisce. Un mese e mezzo non credo, francamente. Un mese e mezzo non credo proprio. Fino a WrestleMania, da praticamente stanotte fino a WrestleMania, fammi godere. Ah, tu dici Lashley. Se lo vince a Fastlane in 3 settimane. Non un mese e mezzo. Secondo me vince prima. 3 settimane. Scusa, non ho capito. Non vince prima, secondo me. Vediamo. Luigi non vince prima. Vediamo. Fateli fare 45 giorni, dai, almeno. Vediamo un po' cosa si inventano praticamente. No, veramente abbiamo ciurlato nel manico anche troppo, direi, questa sera, perché comunque avevamo poco contenuto, avevamo 5 match praticamente del pay-per-view, non c'era molto da aggiungere praticamente. No, proprio per questo
È stato bello. Bello non lo so. Diciamo che si è fatto guardare. Il fatto che sia durato 2 ore e mezza è sicuramente una cosa molto positiva. Secondo me è un pay per view che è partito molto bene. Parlando in due, per cortesia. Okay. Uno, prima Mattia, prima scusa Gianluca, che sta parlando prima, poi Mattia, vai. No, ho detto semplice, solito discorso. Partiti bene e poi sono andati giù. Mattia? Sono partiti bene, poi si sono un po' afflosciati, punto più basso il match delle donne, sono rialzati leggermente con la chamber, però sì, le robe migliori le abbiamo avute nei primi due match. Non abbiamo parlato tra l'altro del match femminile in dettaglio con l'inserimento da parte di Reginald che si è inserito. Non se lo meritano, dai, è una serata buona, una schifettina, basta, avanza, era un match anche di ripiego, va bene così. Mm-hmm. Però non è stato bello. Il match, tutto il contorno. Non è stato un grandissimo match, oggettivamente. Vediamo. No, ma anche il contorno peggio. Vediamo gli sviluppi questa notte, praticamente, con la puntata di Rodi, cui parleremo domani sera. Allora, dopo la partita. Posso rispondere a un messaggio su YouTube? Prego, vada. Seriamente, e se McIntyre a WrestleMania andasse con Sheamus e The Miz con Lashley, la risposta che ti posso dare è togli seriamente, non puoi dire seriamente in una frase del genere, mi spiace. Ripeti quello che hai detto che non ho sentito, scusami. Seriamente, e se McIntyre a WrestleMania va contro Sheamus e The Miz contro Lashley, togli seriamente, non può essere seria una frase del genere. No, non credo. No! No, ma The Miz perde il titolo prima. The Miz ha fatto un patto col diavolo e la deve pagare, e la pagherà molto cara quando sarà quel momento. E non dura fino a WrestleMania. Ma buono, è tanto, vediamo. Se arriva Fastlane, The Miz, è tanto. Vediamo un po' cosa ci tocca praticamente con The Miz. Lo spero anch'io. Dai, basta, smettila. Mancano 4 ore, dai. Ne parliamo domani sera. Domani sera parliamo, sì. Parliamo di quello praticamente che come posso dire che parliamo di quello che avranno fatto praticamente a Raw. E Raw inizia tra un'oretta circa in diretta su Discovery Plus in Italia in lingua originale. Poi domani, ovviamente, domani ne parleremo dopo la partita di Champions League alle ore 23. Noi alle 20:45 commenteremo live la gara tra Lazio e Bayern Monaco, che tra l'altro va anche in chiaro, quindi comunque la potete vedere tutti senza problemi. Poi alle 23 arriviamo. Esatto, tu Atletico Chelsea che si gioca in Spagna, e poi ne parliamo poi alle ore 23 parleremo praticamente della puntata di Raw. Grazie a Mattia Di Noi che sta già dormendo, quindi non gli dico di andare a dormire. Grazie a voi, io mentre già, voi farete... È già avanti, diciamo, con il discorso. Io mentre voi farete le partite mi guarderò Tintoria su Twitch. Ok. Sperando che le cose funzionino. Grazie a Gianluca Rouge. L'adrenalina sale, speriamo che domani sia una grande notte, una notte di festeggiamenti, certo. Per ora aspettiamo. Grazie a voi che ci avete ascoltato e seguito fino a questo momento, buon Raw a chi lo guarda in diretta, buon Raw anche a chi lo guarda ovviamente in differita, con Wrestling Cafe by Night torniamo domani alle ore 23 dopo Lazio Bayern Monaco di Champions League per parlare della prima serata di The Miz come campione WWE e ovviamente tutte le varie cose che accadranno nella puntata. Speriamo di Raw che inizia anche ultimo. Ne parliamo domani sera. Grazie per averci ascoltato fino a questo momento, grazie che ci ha seguito live e on demand, grazie ai nostri patron e ai nostri abbonati di YouTube. Ci scusiamo ancora, o meglio mi scuso io per il problema di upload di questa mattina, l'abbiamo risolto verso ora di pranzo, c'è a botta calda post pay per view disponibile se non doveste averlo ancora visto. È tutto, ci sentiamo domani sera per la Champions League e poi le 23 con Wrestling Cafe by Night. Buonanotte, vi lasciamo con la sigla Magico Magico Wyatt, a domani, buonanotte. La strana mascherina che indossa sempre Bray è il dono di un maligno che è sempre accanto a lui. La maschera è speciale, è magica perché può sempre trasformare Bray in Finn di Bray.
Magico, magico Wyatt. Magico, magico Wyatt. Arriva e mena, mena, arriva e quando vuol scomparirà. Magico, magico Wyatt. Magico, magico Wyatt. Che magie, lascialo entrare quando vuoi. I pupazzi della tua casa sono uno più brutto dell'altro. Han formato un arcobaleno tutto splendido, che merda. Magico, magico Wyatt. Magico, magico Wyatt. Arriva e mena, mena, arriva e quando vuoi scomparirà. Magie, magie, magie di Wyatt. Magie, magie, magie di Wyatt. Magie, magie, magie di Wyatt. Oh, magie di Wyatt. Wrestling Caffè by Night vi è stato offerto da... Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione. Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 cm con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, angolo di Lucento, Torino.